E rieccoci, ben ritrovati, una pausa brevissima, vissuta intensamente da tutti noi, ben ritrovato a Michele Dal Bosco qui al mio fianco. Eccoci. È il tempo di sgranocchiare qualcosina perché ormai il calo degli zuccheri stava prendendo il sopravvento. Come gli atleti, riso in bianco e petto di pollo. Io panino veloce proprio. Sono un po' più... Va bene. L'importante è ritrovarci, l'importante è che siate ancora qui con noi. Mi tolgo gli occhiali perché sei più bello. Che è una certa età senza occhiali, almeno dimostro qualche anno in meno. Ben ritrovati. È un pomeriggio che sta per iniziare, le seconde manche della MX2 e della MX1. Abbiamo già visto come sono andate le prime manche, vedremo come andranno le seconde. Direi che è stato un bel inizio. Assolutamente, due manche combattute, belle. Interessanti anche per livello, ritmo, la pista è impegnativa. Ho parlato anche con Giuseppe Tropepe adesso, sono passato da lui e mi ha detto che la pista è veramente difficile, a tratti ha detto anche un po' pericolosa perché ci sono dei gradini, come dicevo prima in telecronaca, cioè la prima but manche. Motocross is dangerous, lo sappiamo, but, no. Il però insomma no, giustamente, però diciamo che pista anomala Mantova, perché sabbia, però scalini secchi, duri, quindi insomma una difficoltà in più per i piloti per riuscire insomma ad andare forte e ridurre quello che può essere l'errore. Esatto. Vedete, come ha sottolineato Ducatoni, anche se Toni ancora non c'è Duca Lupo, perché assolutamente ha fatto una grande manche, è stato accolto con un'ovazione nel camion del team MD, quindi abbiamo visto Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, tutto lo staff, l'entourage, gli ingegneri che hanno fatto un gran lavoro. E allora ci siamo perché Alessandro è già in pit lane, in preparco, pronto a te la linea. Alessandro, ben ritrovato come sempre. Era quello che dovevamo ad Andrea Rossi dopo la grande rimonta di gara 1, finalmente possiamo sentire le sue opinioni. Era un po' deluso però, perché comunque il ritmo buono, mi dicevi, l'avevi trovato solo alla fine. Eh sì, dai, diciamo, poteva andare un po' meglio, perché se partivamo meglio sicuramente ero un po' più avanti, ho dovuto recuperare tantissime posizioni e alla fine sono rimasto veramente lì vicino a loro, e veramente da dire due giri e li superavo, però era finita la manche, quindi dovevo svegliarmi un po' prima, e quindi adesso vediamo soltanto di partire un po' meglio e ci sono. Bene, grazie e complimenti per gara 1 e in bocca al lupo per gara 2 ad Andrea Rossi. Sì. Ho parlato proprio con Fanton prima, con Michele che è il suo allenatore, e ha detto la stessa cosa, no? Che esatto. Purtroppo parte un po' troppo rilento e punta sugli ultimi giri, è un po' tardi. Rubiamo una battuta anche ad Alessandro Manucci, grande protagonista soprattutto nelle fasi iniziali, poi alla fine sei un po' calato, che è successo? Sì, ho avuto un problemino con la moto in realtà e non riuscivo ad essere veloce in certi punti a causa di questo problema, però adesso abbiamo risolto e vediamo di mettercela tutta, partenza buona e poi via, martellare lì davanti, e quindi ce la metterò tutta. Bene, grazie, complimenti e in bocca al lupo ad Alessandro Manucci. Valerio Lata, rubiamo 3 secondi, 3 battute anche a lui, al vincitore di gara 1, glielo dovevamo. Insomma, partenza nel migliore dei modi, hai controllato la gara. Siamo belli là, eh. Però sì, dai, è stata una bella gara, sono riuscito a partire subito davanti e ho imposto il mio ritmo. E un po' alla fine mi dà un po' fastidio la mano, però siamo sulla strada giusta e quindi continuiamo così. Bene, grazie, in bocca al lupo. Alessandro, ovviamente. Se sì, ti giri dalle tue spalle dovrebbe esserci la Pucci, che penso meriti un sì, 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 sì. Andiamo a sentire. Non è andato bene, cioè non so cosa sia successo. Perfettamente ragione Riccio, sentiamo Nicolas Lapucci, cosa è successo Nico in gara 1. Sono partito male e poi sono caduto il secondo giro, quindi è stata una gara difficile, rimonta, quello che non dovevamo fare l'abbiamo fatto, ora ci rifacciamo la seconda manche. Bene, grazie, in bocca al lupo ovviamente a Nicolas Lapucci. Noi andiamo a prendere Saad Sulimani, che è stato uno dei protagonisti del sabato e poi in gara 1 invece è partito un po' indietro. Saad, sorry, can I take you 1 second for the interview? So what about your first race in the qualifying yesterday? You were pretty fast in the first moto, maybe a bad start. Yeah, I feel good now on my bike. First time riding the Italian Championship. So yesterday was a good day. I was feeling good on the bike. Had a pretty good one in tire practice, so I was feeling good.
today my starts were really bad in first moto, so almost dead last, come back to eighth position. So now I know the speed is not bad, so I need to start in front and battling in front. Ok, thank you and good luck to Saad Sulaimani, che ci ha detto insomma che è tutto dipeso da una cattiva partenza che gli ha compromesso di molto la gara. È partito praticamente ultimo, ieri in qualifica aveva delle buone sensazioni. Volevo parlare con Francesco Bellei un attimo solo prima di ridarvi la linea. Francesco, allora una manche, prima manche eccezionale, ti abbiamo visto già ieri molto anche insieme a Valerio durante le qualifiche, sei stato con lui anche in gara. Diciamo, sono riuscito a partire abbastanza bene, ho tenuto il ritmo di quelli davanti a me e poi ho provato a passarli. E ho finito terzo e sono molto contento di questo risultato. Ti aspettavi subito così competitivo? Sinceramente non sapevo neanche io cosa potevo fare, perché non sapevo come andavo io, come andavano gli altri. Però se ho fatto così, vuol dire che doveva andare così. Bene, grazie. È fatalista Francesco Bellei, grazie e complimenti ovviamente per l'ottimo risultato di gara 1, in bocca al lupo per gara 2, io gli restituisco la linea. Grazie, grazie, sì, fatalista ma direi molto tranquillo, e questo è importante. Francesco è veloce, ripeto, ha tutte le caratteristiche per poter far bene e lo ha dimostrato con un terzo posto che insomma è tanta roba. Certamente, e abbiamo notato a fianco Saad Sulaimani, perché è un marocchino, Baderman, che è il suo trainer, quindi ritroviamo con piacere il pilota statunitense ma ormai bresciano da anni che penso dal 91 che sia qui, da quando da quando io ho corso contro di lui un po' più indietro però, siamo contro perché era un avversario. Io non ci ho mai corso, ma non l'avrei neanche mai visto. Assolutamente, ma contro perché comunque era un avversario che se si fermava io passavo. Perciò insomma, però insomma grande pilota e grande, insomma ha fatto un paio di stagioni altissimo livello. Veramente Beder, veramente veramente forte. E allora siamo ormai in addirittura arrivo, vedete che è partito un altro countdown perché a brevissimo inizierà la registrazione per quello che sarà poi domani la replica su Rai Sport di queste ultime due manche del pomeriggio, quindi c'è una spiegazione semplicissima a questo countdown che segna invece il collegamento poi con tutto quello che verrà trasmesso poi domani su Rai Sport a partire dalle ore 18. Quindi ci siamo pronti per iniziare questa seconda fase di gara. E allora ritorniamo con questo con questa soggettiva dall'alto del circuito mantovano che ospita questo primo round stagionale, come lo era stato lo scorso anno con il Prestige che si apre qua, naturalmente Lombardia, naturalmente Mantova, il presidente Giovanni Pavesi, la locomotiva di questo tracciato con la specifica del terreno sabbia e terra, perché una volta era molto più sabbia, adesso esatto. dai, scava, è uscito fuori un po' di terra, ma rimane comunque un fondo assolutamente unico nel panorama quasi italiano, diciamo, quindi. Che poi i saliscendi sono stati creati, riportati, esatto, quindi insomma sì. Ecco. E anche lì ha contribuito a portare un po' di terra nel tratto, perché sono state create questa piccola collina artificiale che però ha movimentato ancora di più questo tracciato storico. Ormai si è corso di tutto e di più, anche il trofeo delle nazioni vinto dall'Italia, quindi direi che è
un tracciato che tutti gli appassionati conoscono bene, da oggi conoscono anche quelli un po' che erano un po' meno appassionati di motocross, che si sono avvicinati a questa specialità grazie all'arrivo di un'importante casa come la Ducati, che ha catalizzato l'attenzione. È giusto che sia così, ma come abbiamo detto in apertura del collegamento precedente, mentre partono gli aiazzi di gara 1, allora andiamo lì a ricordare insieme con questa classe MX2 la partenza fulminante di Lata, che però è stato bruciato da Iago Martinez. E poi qui contatto è la caduta con Pavan, contatto con Roberti. E poi qui invece i ripetuti tentativi, mentre già Valerio era passato al comando, di Manucci nel tentativo di sorprendere Martinez, che però lo hanno portato a commettere qualche errorino di troppo. E abbiamo sentito anche dalla sua voce poco fa un problema, piccolo problema tecnico che non ha specificato, ma non lo ha rallentato più di tanto, ma evidentemente non lo ha reso sicuro. Tranquillo, quindi ancora di più, no? Problemi alle braccia per Manuel Jacopi, che ha alleggerito come si fa solitamente la presa per far assorbire un po' di acido lattico. Qui ancora uno dei diverse sbavature dello spagnolo della piccola factory marchigiana, pisarese, per quello di marchigiana. Poi sono stato anch'io un pilota con la dottore TM Chianti, che con un po' di orgoglio in più. Qui invece l'orgoglio viene fuori da parte di Francesco Bellei, che sorprende un Manucci alle prese, come detto, forse con questo piccolo problema, e poi Manucci messo dietro anche da un Andrea Rossi, che a fine gara c'era un tempo di quello che ha fatto. No, assolutamente. Ma soprattutto la vittoria di Valerio, che ha detto sì, ho sentito, abbiamo sentito poco fa un piccolo problemino al braccio, alla mano, ma è naturale, si è operato poche settimane fa. Assolutamente. E solo il pensiero di rivederlo in pista ci fa piacere, anche perché ti confesso che mi aveva detto, oh, se non corro, dai, posso venire a fare la telecronaca? Dico, vabbè, dai, in caso la faremo in tre e sarebbe stato qua con noi, ma per fortuna... Meglio così. Ma non per noi, per lui. Noi non lo vogliamo sentire in voce, lo vogliamo vedere sopra una moto gareggiare. Se vuole vedere, vuole essere qua con la MX1, per noi va benissimo. Sì, già, infatti glielo ho detto, ma non si deconcentrerebbe troppo. Quindi complimenti, Iago Martinez gli si spegne la moto proprio sotto l'arco Borilli, che permette ai piloti di entrare in pista per il giro di ricognizione. Andiamo a vedere Manuel Jacopi, allora descrivilo con la MX2. Allora, pit lane, ti filo molto veloce, durante la gara ci sono un sacco di buche, importantissima questa curva qua in avvio, perché è quella che così determina le diverse posizioni, lungo lancio, un sacco di buche in staccata qua, curva canalata, qua si formano delle buche incredibile. Adesso lo vedremo nella seconda manche, lungo lancio, una curva che questa era molto più veloce una volta, molto più ampia, adesso è molto più stretta. Dicevo prima, rettifilo che hanno rallentato con quel dosso, il primo dosso che abbiamo visto, perché prima era velocissimo. Serie di lunghi jump, curva importante, perché andiamo a affrontare le wave dove prendiamo velocità. Sbagliare la curva vuol dire sbagliare tutte le wave, ok? Quindi un ampio qua curva, qua si forma un canale anche interno, poi andiamo nella parte, diciamo, bassa, come dicevo prima, lungo lancio, velocissimo questo tratto qua, andiamo a fare questa S, anche qui bisogna impostare bene la prima per affrontare poi all'interno la seconda, salto di rallentamento, lungo triplo, atterraggio di questo, un sacco di scalini, un sacco di buche oggi, e poi andiamo a affrontare il primo cavalcavia, il primo ferro di cavallo, doppio jump, curva lunga, c'è una bellissima canale anche interna, ma secondo me l'esterno è più veloce. Qui il tratto più difficile della giornata, secondo me, molto fangoso, molto bucato, quindi bisognava stare attenti. Abbiamo visto che Bellei fare un piccolo errore, ha dato una piedata per stare in piedi. Parte finale dove avere la linea giusta, oggi mi piaceva molto Emilio, faceva una linea molto bella, doppio, diciamo così, che non si fa, doppia curva S contro S e si va verso il traguardo con il lungo triplo adesso degli ultimi anni, insomma, poi curva dell'arrivo e panettone. Esatto, allora abbiamo visto questa soggettiva da parte di chi gareggerà tra poco, lo abbiamo detto, Manuel Jacopi, tifato da Rocco Siffredi, amico storico del team JK o JK Racing di Riccardo Boschi, che lo è qui per tifarlo, e come abbiamo detto nella prima parte di gara, nella prima manche,
ha trovato un lavoro più impegnativo rispetto a quello dello scorso anno, quindi poche ore di moto per lui, ma direi che se l'è cavata egregiamente il nostro portacolori della Yamaha, che è stato grandissimo protagonista con un bel piazzamento. Eccoli qua Orlando un altro, con la 125. Bravo. Lui è un ragazzo della Junior, anche lui, che sta crescendo, e già il fatto di riuscirsi a qualificare in questa gara della MX2 con quasi tutte le 250 o due tempi, o maggior parte quattro tempi, direi un grande risultato. Assolutamente. Li vediamo tutti andare a riprendere posizione, le immagini dall'alto del drone per riprendere posizione davanti alla retropartenza, un cambio anche quest'anno per quel che riguarda il regolamento. Si sta applicando quello che si fa nel mondiale, perché bisogna, così le parole di Roberto Rustichelli, che sta portando lentamente questi cambiamenti, come il warm-up attaccato alla gara per i piloti della Rookie Cup del femminile, quando ci sarà la gara della domenica, per fargli entrare in memoria i meccanismi del mondiale motocross. E poi anche un po' più veloce, come snella diventa un po' più snella anche, esatto, l'operazione di preallineamento. Più snella e poi un po' più avvincente, in modo che si possano vedere assolutamente sotto gli occhi di tutti quelli che sono i meccanismi. È vero che qui non sono molti a cambiare lo pneumatico posteriore, come avviene ormai nella quasi totalità dei piloti della classe del mondiale motocross, non solo i factory rider, ma tutti, chi si fa accompagnare con la moto sollevata sul posteriore e quant'altro. Eccoli qua intanto i visi dei piloti che si apprestano poi a scendere dietro il cancello di partenza per la loro seconda manche di giornata. Un Savioli che sarà un po' arrabbiato, così come Pulvirenti, per non aver ottenuto quello che si aspettavano di ottenere. Invece chi è andato molto avanti è Martinez, come ha detto lui, stanno lavorando molto sulla propria moto, sulla TM, per evolverla ancora di più. Vediamo dei visi nuovi e questo ci fa piacere, perché dei visi giovani, giovani, esatto. E poi soprattutto il fatto che, nonostante molti continuino a dire ci sono i piloti del mondiale, non devono fare il prestigio, cioè, invece chi ci viene, che si qualifica, penso che sia un... Io credo che sia un valore aggiunto, esatto, avere un Lupino, avere un Lata, avere piloti che frequentano abitudinalmente le grandi competizioni. Anche perché se ti capita metterti dietro nel corso del giro, vedi quello, magari che... qualcosa puoi rubare. Esatto, invece vabbè, purtroppo la mentalità di molti è quella di lamentarsi e di ci voler... sono altre gare che uno può andare a fare e portare a casa la coppetta. Esatto, che sia l'obiettivo la coppetta, libero, ognuno ha i suoi obiettivi. Giusto. Io penso che chi si iscriva al prestigio abbia l'obiettivo di crescere. E questo è fondamentale, perché l'ambiente e la vicinanza con i campioni ti permette di crescere. Credo che sia motivo di soddisfazione personale essere oggi qui nei 40 del Prestige, quindi nei 40 migliori piloti di un campionato combattuto, perché ieri abbiamo visto 77 iscritti nella MX2 e 68 nella MX1, quindi esatto, un 140 piloti, 150 quelli che erano, comunque di alto livello. Tra l'altro c'è da segnalare anche che è assente Andrea Bonaccorsi, ieri ha giustificato la sua assenza con un malanno in disposizione, e questo ci dispiace, essendo anche lui entrato a far parte delle Fiamme Oro, deve tra virgolette partecipare al campionato italiano, perché questi sono gli ordini di servizio, essendo un corpo di polizia non si possono transigere, ma parlando con i responsabili presenti in pista, Picchio Ravaglia e Massimo Beltrami, mi hanno detto che aveva avuto un malanno che non gli ha permesso di essere qua. Ci auguriamo di vederlo nei prossimi appuntamenti, mentre avete visto anche qui qualcuno si fa aiutare a portare la moto sulla griglia, che per evitare di sporcare le ruote, perché lo hai detto tu spesso, l'ho detto io, lo dicono tutti, ormai la partenza è ancora più fondamentale di quanto lo sia stato negli anni passati. Sicuramente adesso anche in questo caso qua Schartmacher ha pulito solo la gomma, quindi però si cerca insomma di arrivare sulla griglia
nelle migliori condizioni possibili, perché bisogna partire davanti. Esatto. E dopo è difficile rimontare, perché ormai il livello è alto per tutti, quindi non è facile trovare poi la velocità come nel mondiale, dove ormai il ritmo è esasperato. Parlando prima sempre con Giuseppe, diceva appunto che oggi la difficoltà la difficoltà è trovare le linee, cioè poter cambiare linea, perché effettivamente la pista sembra diciamo con più linee, in realtà la linea ottimale è quella, quindi per andare a superare il l'avversario bisogna cercare di cambiare traiettoria, ma poi si rischia di non riuscire a farlo perché la linea è più lenta. Partire davanti è fondamentale. Insidioso quindi anche in questi aspetti nascosti che solo l'occhio esperto tuo e le parole di chi è in pista ci può svelare. Questo è un grande valore aggiunto per chi segue la gara, voi a casa anche oggi tantissimi, e questo ci fa piacere. Speriamo che, come sempre, il lavoro che ne esce fuori sia di vostro gradimento. Ce la mettiamo tutte con tutta la squadra FX Action, quella del motoclub, per far sì che possiate vivere il motocross anche non essendo qua con noi, nelle migliori condizioni e nel migliore dei modi. Quindi ora sta per iniziare la seconda manche, la terza della giornata, seconda per la MX2. C'è qualche posto vuoto in griglia, evidentemente piloti che non sono riusciti a prendere il via, a sistemare la moto, oppure qualche piccolo acciacco dopo gara 1, ma si alza il rumore delle moto, i numeri dei giri, il nervosismo, li vediamo nei gesti dei piloti, chi si carica in una maniera diversa dall'altra, chi invece rimane più tranquillo perché stanno aspettando il primo dei due cartelli. Arianna solleva quello dei 15 secondi al via con Stefano Barbieri, race director della Federazione Motociclistica Italiana, che scandisce i tempi alle due cartelline Borilli, con Roberta che alza quello dei 5 secondi, pronti per mollare la frizione all'abbassarsi del cancello, la testa bassa, i gomiti larghi per farsi spazio e andare a vedere là davanti Valerio Sulimani. Rischio, contatto tra Valerio Sulimani, e si pianta per un attimo allora non riesco a riconoscerlo, c'è Bellei comunque, Bellei che è quarto. Riesco a riconoscere il secondo chiedo scusa, ma cambiano, ma Manucci potrebbe essere Manucci, sì, aveva numeri gialli, è vero, è lui, c'è i numeri gialli e i guanti gialli, si fa riconoscere. E terzo adesso è passato casco giallo, però non riesco a capire. Sulimani è quarto, sì, sì. Lo riconosciamo. Terzo. E non rivedo. Ah, Valsecchi. Il 532, Mirko Valsecchi, che tenta la risposta con Bellei in quinta posizione. Poi c'è ancora Jacopi, se non vado errato, a ridosso del gruppetto di testa. E Valerio Latta, che prende il largo con la sua Gas Gas Junior Team Factory Racing. Bettini, il numero uno, sta già scappando. Manucci sicuramente avrà risolto i problemi. Bene anche Bernardini, che è dietro Jacobi. Ah, è dietro Jacobi. Jacobi è quello tedesco. Tu sì, che sei anche tu nordico, quindi il tedesco hai più affinità e più competenza. Ma andiamo a vedere, eccolo Iago Martinez. Grande che partenza per Dusi, che è lì davanti, è lì davanti. Del gruppo. Di Iago Martinez, che sta cercando di recuperare, per ci è andata via. Ecco torna il video delle immagini che ci propone un'altra inquadratura per il numero uno Valerio Latta, che si toglie la prima lenta strappo e va a chiudere il giro al comando. Il numero uno Valerio, la seconda posizione per Manucci, la terza per Sulimani, poi Valsecchi, Bellei, Bernardini, Jacopi, Rossi, ottavo, nono Martinez e decimo Zanotti. Karzemacher, dodicesimo, Lapucci ancora, una brutta partenza per Lapucci, non va oggi. Ed è solamente ventesima posizione per Lapucci, e Dusi ha combinato qualcosa perché è già retrocesso in ventunesima posizione, quindi evidentemente un errorino per un altro montanaro, maestro di sci, assolutamente. Di Ponte di Legno, esatto, che però è più appassionato al motocross, quindi quando può gareggia nel motocross e insegna meno a sciare. Va bene, andiamo a vedere Saad Sulimani alle spalle di Manucci, sempre Valerio,
E al comando poi Manucci con la gas gas del Motor Mix davanti alla Yamaha, Ghidinelli di Sulimani in terza posizione, poi Valsecchi, bravo Mirko, il campione della Fast della 125, sì. Esatto, sì, che però oggi è in sella naturalmente alla 2.54 tempi. Due tempi, chiedo scusa, è vero, poi lo sapevo ma mi sono lasciato prendere dalla entusiasmo. E Bellei che invece è sulla 2.54 tempi, numero 144 in quinta posizione, pressato dal cinghiale Samuele Bernardini con la Honda del Giunta Racing numero 321, sappiamo bene. Sta attaccando. Sì, eccolo. Si pianta, ma entra deciso nei confronti del più giovane suo avversario. Non che Samuele sia vecchio, ma agonisticamente sì, perché me lo ricordo nel campionato italiano debuttanti, non so quanti anni fa. Quindi. Ma 10 anni di differenza sicuri ci sono tra lui e Francesco Bellei. Assolutamente, ma è bello vedere un giovane come Francesco lottare con Iago Martinez che è lì vicino. Intanto Samuele è passato ma lo guarda di esperienza. Sì, però attenzione, però si pianta. Due moto a terra, c'è una moto a terra che non so di chi sia. Attenzione, no, era un doppiato perché era comunque in ritardo, sì. Perché c'era Sulimani che gli è saltato sopra. E quindi un altro è caduto. Sì. C'erano le segnalazioni Martinez, ora cercheremo di capire come Sulimani, penso che sia passato perché la moto l'abbiamo visto ci ha inciampato, diciamo, ma e Bellei invece che si rifà sotto. Ma deve stare attento perché arriva Martinez, Iago, sì. Esatto, c'è che Martinez l'interno che sfrutta l'interno bene, sì. Con la sua TM, ma la risposta di Bellei all'esterno, ci prova Martinez, block pass deciso da parte di Francesco Bellei che si riprende la posizione. Bernardini è lì davanti, Martinez che ci riprova, prova ad allargare i gomiti e riesce a trovare lo spazio, anche qui un po' più di esperienza, sicuramente, ma onore però, al merito assolutamente, Francesco, bravo, grande, sta facendo veramente una grande gara. Gran gara per Francesco, perché comunque là si è ancora davanti e tra i big e... Adesso alle sue spalle c'è Andrea Rossi che questa volta è partito abbastanza bene, nono, attualmente forse ottavo adesso perché Jacopi non lo vedo più, perciò Jacopi è ottavo, sì. Non è che era Jacopi caduto? No, ma era, non poteva essere così in ritardo. Intanto numero di Bernardini nel sorpasso effettuato ai danni di Valsecchi, guadagna la quarta posizione. Intanto Bellei riprova su Martinez a riprendersi la posizione. Esatto, e Martinez su Valsecchi che ha perso la posizione a vantaggio di Sulimani. Samuele Bernardini anche, no, l'ha passato anche Bernardini, quindi Sulimani è sempre in terza piazza. Andiamo a vedere, sì, Lata, Manucci, Sulimani. Guarda, ti dicevo che è caduto Jacopi. Ma era passato il giro prima, era, quindi evidentemente sì, grazie, scusa. No. Sono qua apposta. Ma mi sa che era quello che è saltato sopra. Sì, saltato sopra. Ah, sì. Okay. No, quello che è caduto dopo, che aveva visto la Yamaha per terra. Intanto l'all shot pro grip confermata per Valerio Lata, eravamo indecisi sul chi assegnarla, ci ha pensato il giudice di linea come sempre a chiarirci l'idea, a comunicarlo in regia che prontamente ha mandato in onda l'Ampex, come si diceva una volta, o l'RVM che dir si voglia della registrazione. Intanto Saad Sulimani essendo Manucci l'ultimo francese, giro addirittura più veloce di Valerio di qualche decimo, però insomma stanno spingendo anche i primi... perché sa che dietro c'è il franco marocchino che sta avvicinandolo per cercare di soffiargli la seconda posizione. Quindi, sono gli unici tre a girare sotto i due. Esatto, gli altri sono tutti sopra abbondantemente, evidentemente anche il tracciato è cambiato, è stato irrigato e quindi è diventato un po' più lento soprattutto. Questi canali lì sono veramente insidiosi, sì. E vanno affrontati con grande determinazione. Valerio che sta gestendo la situazione, sa bene che non deve prendersi dei rischi che non gli competono perché la preparazione è ottima, lo ha dimostrato in gara 1, ma sicuramente il suo obiettivo è quello di rimanere là davanti, gestire il vantaggio di 2 secondi e mezzo che ha, non
esagerare per non correre rischi inutili, vista appunto la sua condizione fisica buona ma ancora non ottimale, insomma. Intanto abbiamo visto, vediamo Roncaglia undicesimo, quindi seconda manche buona per Mattia Roncaglia, che è alle spalle di Kasmacher. Jacopo intanto è risalito, Jacopo... e sta girando in ventunesima posizione, sì. mentre per quel che riguarda Facca purtroppo ha tardato con Giuzio, con Fuori, che penso ormai fuori praticamente, perché 36esimo, lontanissimo, il francese Alexis Fuori della Fantic, mentre c'è Benescolo, Ruffini 12-13, insomma, quindi c'è, insomma, Iago Martinez che va all'attacco di Samuele Bernardini. Eccolo qua inquadrato il pilota della Honda giunta Motor Racing, con Lata, con Manucci, sì, sì, Sulimani, sono tutti e tre in rapida successione i tre protagonisti di questa gara 2. Martinez ad inseguire Bernardini, si sono liberati di Valsecchi, che ora penso sarà uno degli obiettivi da centrare per Francesco Bellei, che è immediatamente dietro. E qui siamo un po' nelle retrovie, vediamo un pilota senza il parafango anteriore, non riesco a riconoscerlo, non c'ha, ha la tabella portanumero oscurata dal fango, mentre all'esterno c'è un sorpasso in questa lotta ed Fuori. È il 217, sì, potrebbe essere, allora 217, sì, fuori che sta cercando di rimontare, quindi non è fuori gara, ma 34esimo. È molto lontano dalle posizioni che contano per intanto, chiedo scusa, per... l'impressione è che Manucci si sia avvicinato, scusate. No. Allora questo che si ferma, è l'altro pilota del team Bedini, Mats Frenzo, il danese giovanissimo campione, sì, tedesco della classe 125, voluto da Gas gruppo KTM nel campionato europeo, perché i piloti vengono, per questo, quando si tratta di junior team, sono team factory junior, quindi sono le aziende che scelgono a chi affidare le proprie moto, e hanno scelto per la Gas junior team Valerio Lata e Mats Frenzo. Con l'attacco di, sì, di Martinez, il cinghiale che si difende per mantenere la sua quarta posizione, Martinez che invece vuole attaccare per andarsela a prendere, poi perché no, tentare un avvicinamento a Saad Sulimani, che però è molto lontano e non sarà facile per Martinez recuperare il tempo perso in queste schermaglie, in questa guerriglia sportiva che sta conducendo ora con Bernardini e con gli altri. L'attacco, sgrebbano allo specchio i due sul salto, ma passare Bernardini sappiamo non bene che non è assolutamente facile, però è stato intelligente Sulimani, Martinez ha provato l'interno, ha incrociato la traiettoria, però gli è andata bene prima con Bellei, se non ricordo male, esatto, ma stavolta è troppo, e rimane lì, si è attaccato il danese Frenzo, e per prendere il ritmo, anche se ormai è fuori gara, è importante continuare a gareggiare, mentre ecco, mi sembrava di aver visto Meneghello in pit lane, non sono partiti, Meneghello era in braghette corte, evidentemente non è una i dolori che riporta ancora dalla caduta a Maccarese, dove ha avuto una grossa botta, sì, sì, alla spalla nel Supermare Cross, evidentemente ha provato in gara 1 e non è riuscito poi a concludere la sua giornata di gara, non partendo in questa seconda mancia. Eccoli qua, ricordiamo che la maglia nera lì dietro della Gas Junior Team è quella di un doppiato, ma che rimane in gara per avere così l'andatura da gara, di gara nelle corde. Chi era? Rossi che ha superato sia Valsecchi che esatto, Bellei. Quindi attenzione, perché sta spingendo come non mai il numero 532 420 Andrea Rossi, che ha superato il 532 Valsecchi, quindi sta spingendo per recuperare nei confronti di chi è là davanti, e sono lontani però ce la sta mettendo tutta, ha dimostrato di poterlo fare anche nella manche precedente, mentre c'è Bellei che si sta riavvicinando nuovamente, o quantomeno non ha perso metri nei confronti di Valsecchi. E arriva anche Zanotti insieme a Kerstenmacher, sì. Quindi si movimenta e non poco la parte centrale
la parte centrale del gruppo, anzi centrale, immediatamente alle spalle di Battistrada. Eccolo lì Andrea Rossi, e con Bellè che tenta un affondo con il suo numero 144 nei confronti del 532 Valsecchi. Eccoli qua. Oh, Bellè! Si pianta ma si salva. Mamma che jolly. Si pianta ma si salva. Francesco Bellè non perdendo posizioni, perché sì, perché arriva Kai Kerstmakers. È stato superato da Zanotti e Kerstmakers, ma direi che c'è stato il consueto Angelo che l'ha tenuto per la collottola e l'ha tenuto in piedi, perché può star contento così. L'avevamo visto a terra. A terra, scusate, no? L'urlo, ma no, ci sta, perché noi la viviamo come se fossimo, no, come se siamo così, la viviamo perché siamo così vicini a tutti i piloti, che vogliamo bene a tutti, e quindi per ognuno di loro c'è un patema d'animo in più. Ma fortunatamente per Francesco è andata bene come è andata, nessuna caduta se non una brutta botta, ora anche per lui una botta d'adrenalina invece intanto, da smaltire. Intanto Iago sta cercando la linea per poter passare il cinghiale. Le sta provando tutte, ma ancora non trova la linea giusta. Quindi vedremo. Intanto Manucci ha recuperato un secondo su Valerio. Su Valerio, sì, l'ultimo giro, che ha 3 secondi e 7 di vantaggio. Senza nulla togliere, come se ci mancherebbe altro a Manucci. Valerio giustamente sta controllando la sua azione, non deve prendersi rischi, commettere errori, perché deve andare avanti così, mantenere la prima posizione. Il vantaggio che riesce ad accumulare è importante, ma non è fondamentale. No, assolutamente, però insomma sicuramente là davanti cercherà tutti i modi di rimanerci, e insomma dopo li segnaleranno il team. Sicuro. Sia con Joaquin Furbeta, e intanto l'attacco di arriva di Iago Martinez che dovrebbe chiudere, sì, esatto. Ma va a chiudere. Adesso vedo che anche loro fanno fatica a chiudere quel salto lì, evidentemente prima del salto ci sono un paio di buche che non ti fanno prendere velocità, perché anche loro sono arrivati un po' corti, non come Francesco prima Bellè, però anche loro, e intanto il Berna ci prova ancora e cerca la traiettoria interna, vediamo adesso se Iago chiude la linea. Sì. Non lasciare un metro al Berna che te lo si butta subito. Non fa sconti a nessuno, incrocio di linee, quindi vediamo. Eccolo e lì. Si ributta dentro. Che bello, ragazzi, vedere questa bagarre tra Iago Martinez e Samuele Bernardini, che non molla mai, è stato sorpreso dallo spagnolo, ma ora torna sotto e non vuol mollare la posizione con grande determinazione, rimane incollato, ora attento alla traiettoria esterna, però dove è andato? Gli ha preso, hai visto la sospensione dietro, non ha ammortizzato abbastanza quella grande buca, l'ha catapultato fuori della pista, quindi va bene. Bravo a rimanere in cima al... sicuramente bello, ma non è finita, perché vedete rimane lì attaccato, non è che la molla, non è che molla il colpo. Ma mancano 8 minuti e 46, è ancora, esatto, più due giri, abbiamo ancora. Sulimani intanto rimane a un secondo, si è avvicinata a Manucci, è a un secondo e 8 da Manucci per Sad, e invece Valerio che mi ha ascoltato, mi ha sentito e ha recuperato quel secondo di prima. Esatto, che aveva perso, mentre là vediamo Bernardini che ci ha riprovato, questo invece Valerio solitario. E gli concediamo giustamente ogni tanto qualche ripresa, perché è giusto così, è giusto anche se è solitario là davanti. A parte che è un piacere vederlo guidare, certo, con questa bella guida morbida in punta di stivale, non di stiletto come si fa nel fioretto, in punta di fioretto, non di stiletto, chiedo scusa. E lui invece con gli stivali sulla punta appoggiati sulle pedane. Hai visto qua cosa ha fatto? Sì, ha alzato molto la gamba per star vicino al terrapieno, esatto, in modo da poter sfruttare al meglio e piegare la moto e prendere più velocità. Con Sulimani, tenuta verde, muta verde per lui, che insegue quei numeri giallo fluorescenti là davanti, 3 numeri 1 per il pilota della Motor Mix, il Faentino, figlio di un grandissimo meccanico che ha vinto titoli mondiali, Roberto Manucci, ha trasmesso la passione
per le gare, in questo caso come da pilota al figlio, ma è lui che lo segue, giustamente diventa posto la moto, ci mancherebbe altro, è un tecnico di grandissima esperienza, come detto, a fianco di tanti campioni che hanno vinto anche Dico mondiali. Che odi, esatto, ma tanti credo altri. Che Alessandro Puzzar, sì, insomma. Sì, esatto, quindi qualcosa ne sa. Direi che sa come si affronta l'argomento motocross, ecco. Non solo dal punto di vista di pilota, anzi però devo dire che è uno che è molto tranquillo, cioè non dice al figlio come deve guidare, no. Anche perché è allenato da Alessandro Pagliacci. E poi c'è da dire che, ecco, un altro degli assenti, lo salutiamo perché probabilmente ci seguirà, Andrea De Vuzioso, ha messo una storia con un bel termometro e con la febbre giovedì scorso, se non vado errato, altrimenti sarebbe stato anche lui della partita, perché come in tutto quello che fa ha preso con grande professionalità il motocross ormai da anni, e voleva quest'anno essere presente a tutti gli appuntamenti. Purtroppo malanni di stagione, questa maledetta influenza, questo virus che sta girando lo ha messo fuori causa, ma sicuramente ci auguriamo di vederlo a Cingoli ci sarà per il prossimo round, dove speriamo di vedere anche tanti altri che arricchiranno ulteriormente il livello di questo campionato italiano MX Prestige 24 MX e Borilli Pro Series. Intanto eccoli qua che andiamo a vedere di chi si tratta, sono due piloti un po' più attardati che non riesco a riconoscere, ma là davanti per il momento si è stabilizzato, è Ruffini, esatto, Ruffini. Compagno di squadra di Lapucci, che è in sedicesima posizione, Jacopi quattordicesimo, ci mancherebbe. Non ci dobbiamo scusare tra di noi, perché tanto Bellei è in decima posizione, è stato superato anche da Kerzemacher, esatto, però, sì, quando c'è avuto quel problema, sì. Grande prima manche, seconda manche un po' anche più. Se adesso l'ultimo giro ha girato un 2-0-3 contro 0-5 di Kerzemacher, 2-0-7 di Valsecchi, esatto. Quindi insomma no, lui c'ha un bel passo, c'ha una bella tenuta, molto è fatalista, come ci si è detto, questa volta la fatalità lo ha aiutato, perché ha fatto in modo che rimanesse in sella. Saad Sulaimani, che insegue ancora senza darsi per vinto, come giusto che sia, chi lo precede, in questo caso è Aglietti, che invece è in ritardo di un giro, il portacolori del team Bardal, mentre andiamo a vedere naturalmente poi quello che succede ancora alle spalle. Per il momento lo possiamo fare guardando il monitor, Martinez transita quarto con un vantaggio che è aumentato in maniera esponenziale nei confronti di Samuele Bernardini, di Rossi, che però ha passato Bernardini. Infatti l'avevo immaginato vedendo Bernardini così lento, è 2.14, mi sa che un errorino l'ha commesso e ha permesso a Rossi di superarlo. Un'altra bandiera gialla, ma credo che i primi siano già passati. Sì, penso che poi è fissa così, scivolata, nulla di grave, comunque ecco, viene ritirata adesso. Tutto risolto per la segnalazione che è stata fatta pochi istanti fa dai commissari di percorso. Si è avvicinato il Franco Marocchino, come detto ha già gareggiato qui a Mantova agli internazionali in altre occasioni, ma soprattutto al Trofeo delle Nazioni, dove era in squadra con il papà, un po' leggermente più giovane di me, quindi già con qualche anno in più, ma che hanno preso, come giusto che sia, come una squadra che non può competere per la vittoria o quant'altro, spirito di competizione giusto nell'affrontare anche quello che è il motocross delle Nazioni che si è tenuto qui a Mantova qualche anno fa. E intanto invece lo spirito è quello di attaccare da parte di Saad, il parigino con la Yamaha 744, il suo numero di gara del team Ghidinelli, che sta approfittando di Yamaha un leggero cambio. Yamaha due tempi, vedete quella bella marmita panciuta che convoglia i gas di scarico verso un silenziatore. Dicevo di Manucci, che ha calato un po' in queste ultime battute, 2-0 e ha perso un secondo e uno, attenzione. Però ha guadagnato un secondo sull'Ata, che sta gestendo a 3,5 secondi il vantaggio. È vero che si è ridotto il vantaggio di Valerio, ma credo che il problema adesso siano poi doppiati, esatto, quindi sì, chi se lo prendi nel posto sbagliato è facile perdere un secondino. Ne stanno incontrando parecchi sulla loro strada e di conseguenza vedete le agitarsi delle bandiere blu
Eccolo qua Valerio, eccolo qua Manucci e poi dietro c'era Sad Sulimani, mentre questo che transita adesso è Rossi. Guardate quanto vantaggio hanno i primi rispetto a un Rossi pur bravo, che però deve mastica ancora una volta Amaro, perché no, ma mi sa che è caduto, ho perso posizione, esatto. No, è sempre quinto, però deve aver problemi con un convogliatore. Intanto Alessandro ci comunica che Alfio Pulvirenti si è ritirato, abbiamo questa bella tecnologia che ci aiuta, WhatsApp, abbiamo un gruppo in cui ci vengono fornite naturalmente le notizie, così come anche il ritiro di Fuori, che infatti vediamo fermo da due giri, e anche Pulvirenti che ora apparirà tra i piloti che risultano ritirati. Intanto Zanotti sta prendendo, sì, le misure a Bernardini. A Bernardini, il sammarinese Andrea Zanotti con la Husqvarna MCR Racing, anche un altro di quei ragazzi che ha avuto la sua carriera costellata da episodi poco fortunati, infortuni e quant'altro, ma che non ha mollato mai, che continua ad essere uno dei più veloci ed essere uno di quelli che continua a crederci fino in fondo, come sta facendo ora. E lo scorso anno è stato in lotta a lungo. Intanto scusami, Bellei ha superato Valsecchi. Valsecchi, esatto. Quindi nono per Bellei. È stato in lotta più e più volte nel campionato della FAS, poi che non è terminato nelle sue mani, ma ci ha provato e come ad essere... una spina nel fianco per chi lo poi ha vinto, vale a dire Alessandro Manucci, che ora continua la sua gara in seconda posizione con l'inquadrato in questo momento la Honda numero 321 di Samuele Bernardini, che si inventa delle traiettorie nella S che precede il lungo lancio, che precede a sua volta il finish line, un finish line ormai sempre più vicino in maniera definitiva, perché mancano tre giri alla conclusione. Il tempo che scorre, si volta a controllare le segnalazioni Samuele Bernardini con Bellè che, come hai detto, ha superato Valsecchi, e poi Ruffini che segue sempre in undicesima posizione, ma con un ritardo troppo ampio da poter essere colmato. Lapucci che è risalito in tredicesima, ma anche per lui troppo spazio da recuperare nei confronti di Matteo Puccinelli, di conseguenza direi che non è partito con il piede giusto il campionato per la Pucci, troppi problemi per lui. Bellissima gara di Orlando con la 125 in sedicesima posizione. Eh sì, lui che è stato protagonista lo scorso anno del Challenge Yamaha europeo, vinto da Simone Mancini, presente oggi, l'ho visto sì, come girando, spettatore, e mi ha detto a mezza bocca: io avrei voluto correre, ma non ho fatto correre. Quindi che taglio, la decisione del team, secondo me ha detto a bocca sì. Però vabbè, però si era sparsa la voce infatti che sarebbe stato in gara con la 250, ma evidentemente le scelte del team sono state diverse, rispettabilissime, assolutamente, ci mancherebbe altro, però e l'abbiamo visto con l'occhio un po' deluso dal non poter essere in pista e potersi divertire. Intanto quello è Sad Sulimani, no, è un doppiato, un altro pilota del team che è, adesso te lo dico, Dusi. Del team di Maurice Ghidinelli, Maurizio Scollo, no quello è Dusi. Sì, no, davanti. Questo è Mattia Dusi. Aspetta che davanti c'è un'altra maglia, un'altra maglia verde. Questo è Mattia Dusi del Maggiora Park, il maestro di sci, che è in 23esima posizione, esatto. Era dato 26-27, quindi ha recuperato qualcosa. Esatto, e questo invece è Valerio Latta, che ha iniziato gli ultimi due giri, il nostro grande Valerio, che sta affrontando questa prima gara della stagione con una tranquillità dovuta anche all'infortunio da cui è reduce, quindi sta facendo il lavoro nel migliore dei modi, perché ha vinto gara 1, sta guidando alla grande la seconda manche, non si sta prendendo dei rischi, testa attaccata sulle spalle, sicuramente è un ragazzo sempre stato molto attento, molto
molto scrupolosi in qualsiasi cosa che fa, e oggi naturalmente lo ha ancora di più. Intanto Salt Sulimani che si rimane abbastanza vicino al 111 là davanti, Manucci che sta cercando ora di liberarsi di alcuni doppiati, Ramon Savioli con la Kawasaki dell'Alba Racing che dà strada a Valerio Latta, i due corregionali, ma anche come detto per Ramon sicuramente non sarà soddisfatto, visto le premesse dei tempi di ieri sicuramente si aspettava qualcosa di più dalla sua gara, che invece evidentemente non è arrivato, e questo non lo renderà sicuramente contento. Mentre Valerio Latta si appresta ad iniziare il suo ultimo giro, ormai lanciatissimo verso il traguardo, eccolo là il cartello della direzione di gara che è pronta per andargli, gli è stato segnalato ed ora sarà pronta a segnalarlo a tutti gli altri piloti che andranno sul traguardo. Intanto lì davanti c'è Bennati che sta per Bennati, numero 71, che sta per perdere un giro, il portacolori della Kawasaki Flyover, ventesima posizione, quindi il ritmo è sicuramente altissimo da parte di Valerio, che non sta concedendo nulla ai suoi avversari. Con intanto scusami, Rossi fa il suo miglior tempo adesso. 4 secondi. Ha preso 4 secondi. Gli è attaccato dietro. Quindi grande Andrea Rossi. Peccato, veramente peccato, che ancora una volta non sia partito nel migliore dei modi. Le bandiere blu per Bennati, visto che dietro non sono lontani Manucci, Sulimani, Martinez, che invece è un po' più indietro, attaccato da Andrea Rossi, e noi vedremo sul finish jump chi salterà davanti tra i due, mentre vediamo saltare alto verso il primo ferro di cavallo, la prima salita artificiale di Mantova, Valerio Latta che va ad iniziare ora il curvone che lo porta nel saliscendi centrale per poi andare ad affrontare l'ultimo tratto di pista, ancora una volta in solitaria, seppur questa volta il vantaggio allora risalita a 5 secondi, quindi ha ripreso un buon ritmo, liberatosi dei piloti da doppiare. Un'occhiata dietro per sempre per sicurezza. E poi eccolo qua il salto che si fa col freno tirato, la S è molto stretta, molto scanalata, e poi verso il penultimo salto il curvone ed il finish jump che decreta altri 250 punti messi in saccoccia da Valerio Latta, decreta la vittoria, la bandiera a scacchi, un sospiro di sollievo ha tirato, quasi dire oh, pensavo di non esserci . E invece ci sono e ho vinto, quindi grande Valerio, la seconda posizione per Manucci, 2 secondi di vantaggio su Sulimani, poi andremo a vedere chi la spunterà tra gli altri. Intanto si vanno a complimentare uno con l'altro i primi tre, attendiamo di vedere spuntare se la TM di Martinez o la KTM Martinez. Ed è Martinez che per 0,197 due decimi in volata praticamente sono arrivati in volata Iago Martinez, Nogueira e Andrea Rossi, poi Bernardini ottimo sesto, settimo Zanotti che ha avuto la meglio su Karsemakers, ottavo nono Bellei e decimo Valsecchi, poi tutti gli altri che vedremo poi nella schermata per la premiazione, e poi subito gli highlights senza batter ciglio per vedere l'orshot di Valerio che va a curvare sulle ruote di Saad Sulimani, con Saad Sulimani messo dietro per il momento da Valsecchi, ma pronto per tornare ad attaccare Mirko e riconquistare la seconda posizione. Quindi vedremo poi, ecco, i ripetuti attacchi, il confronto tra l'esperto e qui la porta a terra, esatto, non sappiamo di chi sia, Franzo e poi Jacopi che evidentemente si è terminato sopra, qui il rischio per Samu Bernardini che qua però resiste, super qui rischissimo, rischio. Qui c'è, te lo ricordi, Vial nel mondiale che è rimasto lì, è atterrato allo stesso, alla stessa maniera, si è fondato e però è caduto, poi è ripartito, però
E invece Bellelli è stato non fortunato, ma anche bravo, ha reagito esatto, bene al esatto al, e qui invece il momento del doppiaggio da parte di Valerio nei confronti di Maurizio Scollo, ma soprattutto la cavalcata solitaria, un colpo d'occhio per vedere quanto erano lontani quelli dietro e andare indisturbato e tra virgolette tranquillo verso il traguardo per questa seconda vittoria della giornata. Tris pieno per Valerio, pole position ieri e le due manche vinte senza troppi problemi da parte del pilota del Junior Team Gas Gas Bedini Racing, Alessandro Manucci, San Sulibani, poi Iago Martinez, Rossi, Bernardini, Zanotti, Karsemakers, Bellei, Valsecchi in decima posizione e poi la bidiata con tutte le altre posizioni, tra i delusi forse Manuel, ma direi che gli è andata bene, si è tirato in piedi da quella caduta, delusissimo penso che sia Nicolas Lapucci, perché non era sicuramente questo il risultato che si aspettava da questa prima tappa del Prestige 24 MX Borilli Pro Series, ma e il campionato è lungo. Sì, poi oggi magari partendo indietro, perché vedo anche i tempi, giro migliore, l'ATA 57, lui 203, probabilmente oggi è stata una giornata ha fatto fatica a trovare, a interpretare la pista nel migliore di modi. Esattamente, eccolo qua Valerio che si rinfresca, beve un sorso abbastanza tranquillo e sorridente con le premiazioni che incombono, vediamo il personale di FX Action che si dispera come sempre perché i piloti vengono briffati, come dicono quelli bravi. Quello lì, Andrea Dovizioso, che evidentemente si è guarito dalla febbre, ma non è stato in grado sì, di... Sì, ma se si è ammalato 3 giorni, insomma... Esatto. Allora non ci stava guardando, ma sta guardando la gara dal vivo. E quindi, dicevo, i piloti vengono briffati o quantomeno istruiti su quello che devono fare, ma poi... Noi essendo d'estate dei piloti, anche se io il podio l'ho visto poche volte, tu un po' più di volte di me, quando sei lì ti dimentichi tutto e niente, purtroppo c'è sempre qualche istante di attesa in più, le macchine operatrici già entrano in pista per ripristinare il tracciato con... Papadino sempre sì, presente. Sì, Papadino assolutamente, sempre presente, sempre al fianco di Valerio. E il nostro staff, la Simona, insostituibile quanto te, Simona, insostituibile quanto te, sempre pronta a cercare di risolvere tutte le problematiche che si creano in questi momenti. Bellei, a cui viene data una spolverata alla maglia, da picchio Ravaglia, il suo caposquadra, che naturalmente è il responsabile insieme a Beltrami, sempre in pista per seguire gli atleti delle Fiamme Oro e anche e soprattutto curarne tutti gli aspetti regolamentari, perché sono degli atleti di un corpo di polizia, di un corpo statale, quindi giustamente come in questo, come in tanti altri sport, vanno seguiti passo passo. Eccolo qua, sorridente Saad Sulibani. No, Scollo, Maurizio Scollo, che dovrebbe essere il secondo terzo della Fast. Podio comunque Fast. Ho guardato la maglia senza guardare la faccia, e la maglia è la stessa del team Ghidinelli, era Maurizio Scollo, il siciliano, anche lui ormai trasferito da molto qua, e c'è il terzo posto per Alessandro Manucci nella classifica di giornata della Elite, la seconda posizione di Iago Martinez, che riporta la TM sul podio, e penso che era da un po' che non accadeva. Nella supermoto è normale perché vincono i mondiali, nel motocross vedere quel marchio da TM Moto direi che ci fa piacere, ma ci fa piacere che al centro ci sia un italiano come Valerio Lata, che ha dominato, lo possiamo dire, perché ha vinto due manche, ha fatto il miglior tempo ieri, e quindi è giusto che la definizione giusta della sua gara sia il dominio che è riuscito a mettere in campo. Quindi andiamo a vedere chi premia, dovrebbe essere, allora vedo entra in scena Simone Folgori, forse chi è uno dei responsabili della federazione, quando vedremo il signore Simone Folgori della Federazione Motociclistica Italiana, che consegna la coppa
a Manucci per andare poi a consegnarla anche al secondo classificato, Iago Martinez. Non è la sovraimpressione, Simone Folgori, l'autorità che premia, eccolo qua, che premia anche il più che sorridente Valerio Lata. Ed ora entra in scena Giovanni Pavesi, sì, che consegna la red plate la consegna nelle mani naturalmente di Valerio Lata, che è il leader della classifica elite. Poi vedremo come si sviluppa la classifica della fast, le cui premiazioni verranno effettuate dopo, perché ci sono dei tempi. Con l'arrivo della Rai sono cambiate anche le tempistiche. Allora, shot pro grip premiata con la targa, e poi il premio pro grip che gli verrà dato in seguito naturalmente. All shot pro grip per Valerio, la tabella rossa di team leader, quindi non cambia la grafica, rimane la tabella rossa sulla numero 1. Prende un po' di colore addirittura. Diventa un po' più intenso il rosso, dal bordeaux della maglia delle Fiamme Oro al rosso della tabella. E allora, dicevo, poi vedremo la classifica, la premiazione in termini di giornata. Ah no, la tabella rossa, chiedo scusa, allora non... La tabella rossa di campionato è questa, quella prima non so cosa sia, c'è stata una misunderstanding campione, vabbè, lo capiremo solamente crescendo, vivendo, come si suol dire. Giustamente la ripresa Rustichelli l'ha fatta sparire come se nulla fosse, perché era comparsa per magia dalle mani di Pavesi, che vabbè, no, e questa è quella vera, è quella di leader del campionato, quindi... nelle mani, giustamente, era sempre rossa, c'era un altro nome. Ma non sappiamo cosa fosse. Ed ora speriamo di poterli sentire, mentre sento in sottofondo i rumori. Stanno arrivando già le moto della prossima manche, ma dobbiamo attendere ancora qualche minuto. E allora sì, ci siamo, Alessandro è pronto con le interviste ai protagonisti delle leggi. Alessandro Manucci, terzo posto, festeggia alla grande questo suo rientro, rientro nella Elite dopo diversi anni, dopo che ha vinto per 2 anni la Fast, poi un anno di infortuni e mezzo, insomma un bel podio per ripartire. Dai, è bellissimo, come hai detto te, non sono riuscito negli ultimi anni mai a partecipare all'Elite, quindi è bellissimo fare il primo podio nell'Elite, e è andata molto bene, peccato la prima manche abbiamo avuto un problemino con la moto, altrimenti sarei potuto arrivare un po' più avanti e magari fare secondo assoluto, però siamo contentissimi, ringrazio tutti, la mia ragazza che mi sostiene sempre, la mia famiglia, il team, Ale Pagliacci, Salucci, tutti quanti che mi stanno aiutando, grazie mille a tutti. Grazie Alessandro Manucci, andiamo con Iago Martinez che ci raggiunge, eccolo qui. Iago Martinez, secondo posto per Iago, che quindi si porta a casa questo bellissimo podio al debutto nel campionato prestigio quest'anno con la TM, sei soddisfattissimo? Sì, sono contento, stiamo lavorando bene. Prossima settimana c'è una gara del mondiale, la prima per me quest'anno, allora... Continuiamo al lavoro e sono contento con il team, grazie il meccanico, grazie il team, la famiglia anche. E allora vediamo alla prossima, grazie. Grazie, complimenti a Iago Martinez ed eccolo Valerio Lata che arriva in posizione di festeggiamento con la Supercoppa. Valerio Lata, campione assoluto oggi qui a Mantova, non dovevi correre invece, è meglio di così, non poteva andare.
Sì, dai, da che non dovevo correre ho fatto prima le libere, prima le qualifiche, prima un warm up e doppietta, quindi penso meglio di così, non potevo andare. Abbiamo fatto un bel lavoro questo mese, è stato un po' difficile, però ci tenevo ad essere qui, a fare bella figura, diciamo, e ringrazio insomma il dottor Nannerini per l'operazione, il mio team, la mia famiglia, i nonni, e un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie, Valerio Lata. E allora, eccoli qua, mentre questa volta sì che Bartolucci, il vicepresidente della federazione, Giuseppe Bartolucci, che premia i tre protagonisti della FAST, Francesco Bellei al centro, Mirko Valsecchi in seconda posizione, il terzo posto per Maurizio Scollo, protagonisti di questa gara FAST, la gara nella gara, perché sono ragazzi più giovani, un punteggio, un ranking inferiore, il team manager del Dream Team che segue Mirko esatto, che segue Bellei, Dream Team a fianco di questo ragazzo che ci auguriamo ha iniziato anche lui bene già nella junior e continua a far bene anche in questa classe FAST. Arriva Roberto Rustichelli, è lui questa volta che consegna la tabella giusta, quella al team manager. Sì, infatti, esatto, prima non si sa perché non c'era, mancava il team manager prima. No, ma questa è quella FAST. Team leader. Che team manager? Vabbè, però c'è lui, quindi si prende anche la tabella. Team leader, no? La tabella rossa. Prima doveva essere consegnata a Dario Bedini, che non è salito sul podio, il titolare del team Bedini, oppure Joachim Furbetta, il team manager, e però la tabella invece rossa, eccola qua, quella di Francesco Bellei, il fatalista, lo supereremo da adesso in poi. Complimenti ai tre ragazzi, grazie a signor Bartolucci che ha premiato i piloti della FAST. Ed ora il programma che continua, mentre tu vai, Michele si congeda come sempre perché incombe la partenza del figlio e la famiglia prima di tutto, giustamente, per andare a dare gli ultimi consigli, mentre il podio continua ad essere movimentato. Vedo lì anche la voce live del Prestige e c'è Alessandro che ci fa ascoltare le impressioni dei piloti della FAST con Maurizio Scollo. Mamma mia, che debutto in questo Prestige con i grandi, insomma, già da ieri nelle qualifiche sei andato forte, poi un podio per festeggiare la grande la giornata. Sì, dai, oggi è andata benino, purtroppo la seconda manche ho rotto la leva del freno con un contatto con un pilota, però bene, dai, sono contento, prima gara, primo podio, si va avanti, bocca al lupo, ci vediamo alle prossime gare, ciao! Mi piace l'ottimismo, comunque l'entusiasmo, grazie, veramente complimenti a Maurizio Scollo, ci vediamo alla prossima e andiamo con il secondo classificato che era qui, eccolo, Mirko Valsecchi. Eccolo Mirko, il campione della Prestige 125, sei salito di cilindrata 250, volevi fare anche il Prestige 125, lo farai, però intanto nella Fast MX2 arriva questo bel secondo posto, sei soddisfatto immagino? Sì, l'intenzione era di divertirsi, poi ho fatto due buone manche, sono molto contento, ho finito secondo assoluto, cosa chiedere di meglio, ringrazio tutti i miei sponsor, la mia famiglia e chi mi supporta. Grazie, complimenti a Mirko Valsecchi, ci vediamo alla prossima. Francesco Bellei, per cortesia, si sta facendo le foto con Valerio Lata. Francesco Bellei, per fortuna che sono due poliziotti. Siamo in un momento di relax adesso sul podio, prende la coppa giustamente. Eccolo qua, leader della FAST MX2, Francesco Bellei, un successo, un risultato fantastico. Gara 2 hai faticato un po' di più perché ti sei trovato a battagliare in mezzo al gruppo, però anche quello fa esperienza. Purtroppo gara 2 non sono riuscito a fare del mio meglio perché sono partito bene, poi ho avuto qualche problema tecnico con la moto, ho tirato tanti jolly e sono riuscito a cadere anche l'ultimo giro, però tutto sommato la tabella rossa, quindi poteva andare peggio, potevo non rialzarmi. Grazie, complimenti a Francesco Bellei. Vuoi ringraziare qualcuno velocissimamente? Ringrazio il team, tutta la mia famiglia e chi mi supporta. Grazie, complimenti, ci vediamo alla prossima. A te Giancarlo, noi andiamo al preparco. Sì, e ti accompagno in pratica verso il preparco per andare a sentire le impressioni dei piloti della classe maggiore, la 450,
che ha vissuto quest'oggi una giornata storica per la vittoria della neonata in piena nel vero senso della parola Ducati, che è entrata nel mondo del motocross, quindi pronti per, vedete la sedia qui è libera, ma avevo congedato Michele che si è recato in pit lane per dare gli ultimi consigli a suo figlio che sta per partire. Dicevo, ha vissuto una giornata storica con la vittoria di Ducati, ma direi un bel ritmo. Abbiamo visto poi tutte le onde dietro e a lottare per le posizioni di calcio, la Beta, l'altra casa italiana protagonista, quindi direi un buon inizio di campionato, molto tirato, divertente, combattuto come ormai nella storia per quel che riguarda il prestigio in questo 2024. Si è ripartiti da Mantova, il prossimo appuntamento lo dico subito perché magari poi me ne dimentico, il 20 e 21 aprile a Cingoli nelle Marche per il secondo round, dove attendiamo altri nomi importanti da poter seguire, con cui poterci divertire nel corso delle gare, nel corso della giornata. Intanto Alessandro, come detto, si sta recando in pit lane per andare ad ascoltare le opinioni, i pensieri dei piloti che si preparano alla seconda manche. Chissà se Alessandro Lupino avrà smaltito parte dell'attenzione. Ieri lo abbiamo più volte sentito, anche in conferenza stampa lo ha detto, non è facile sentirsi tutti gli occhi addosso del mondo intero, perché lo ha detto anche al termine di gara 1 nell'intervista, ha detto vedere arrivare tifosi della Ducati, perché è un marchio che è molto seguito da sempre, perché è una delle eccellenze italiane. Vedere arrivare qua con la tuta di pelle vuol dire che sono arrivati in moto, oppure con la divisa, le maglie del merchandising Ducati e quant'altro, lo ha fatto sentire ancora più sotto pressione, con il suo amico Antonio Cairoli al suo fianco a dargli i consigli, cosa che ha fatto nell'intera giornata di ieri, che continuerà a fare finché noi speriamo di vederlo Antonio in pista in sella piuttosto che a bordo pista a consigliare le traiettorie o i comportamenti da tenere in pista al suo amico e spesso rivale Alessandro Lupino. E poi tutti gli altri, come detto, non possiamo dimenticare chi è stato con noi in questi anni, la FX Action dal 2009 che segue questo campionato, una crescita costante e continua. E grazie a chi c'è stato e che continua ad esserci a far parte di questo lungo percorso, che oggi è stato ancora una volta celebrato con tanti piloti presenti, una preparazione della pista al top, non solo dal punto di vista del fondo ma anche come sempre con la coreografia che la circonda. Intanto qui dettagli tecnici per la centralina Gettatena, vedete quel dispositivo che aiuta i piloti nella fase di partenza, ci sono dei LED che si accendono quando si accelera dietro al cancello di partenza sulla griglia, i bei mozzi ricavati dal pieno, vedete ogni minimo dettaglio di questa factory della casa italiana, la casa toscana di Rignano dell'Arno, la Beta, affidata ormai da qualche stagione all'MTR Racing, MRT Racing, ma soprattutto oggi guidata per la quarta volta nelle gare da Ivo Monticelli, che è tornato nel mondiale a tempo pieno dopo un paio di stagioni a corrente alternata, dopo qualche infortunio di troppo purtroppo per lui, e lo ha fatto con delle ottime manche in Argentina e un'ottima manche qui nell'apertura del campionato del Prestige qui a Mantova. Quindi Beta Factory Racing è un'altra azienda italiana, un altro orgoglio italiano. Eccolo qua Mirko Dal Bosco che saluta Tondini, il suo meccanico, gli fa i complimenti, uno dei tecnici del team Pardi, e i visi ancora rilassati prima del via nel preallineamento per essere pronti a partire. Questa è una delle presenze straniere, se non vado errato era il 760 Nicolas Bender che abbiamo visto inquadrato prima, personale medico oggi più o meno inoperoso, e questo ci fa piacere, hanno tempo di chiacchierare amabilmente, noi ci auguriamo sempre che rimangano tranquilli. E 374, abbiamo modo anche di conoscere altri, Gabriele Otteri, Endurance Team con Roberta al suo fianco,
Dicevo, l'augurio che ci facciamo ad ogni gara è che quello che il personale medico rimanga tranquillo, inoperoso, che si goda la gara, sia pronta ad intervenire come giusto che sia, ma che la nostra speranza è quella che non ci siano mai problemi per i piloti che gareggiano, perché siamo talmente amanti di questo sport che vedere qualcuno farsi male ci fa star male anche a noi. E allora sì, Alessandro sì. Questa volta c'è, e allora a te Alessandro, così ci racconti ancora meglio quello che accade nella zona di attesa. C'è Alessandro, c'è Alessandro e non solo, c'è Andrea Dovizioso con me che sta studiando la griglia di partenza qui di Mantova, si è ripreso dalla febbre, purtroppo era iscritto, doveva correre, poi ci ha pensato l'influenza. Sì, giovedì ero proprio a pezzi, dovendo arrivare qua venerdì ho detto no dai, già... È un po' tosta per me questo livello, non arrivarci in forma non era molto, molto sensato, però mi sono ripreso e quindi non potevo mancare oggi. È bello vedere questo livello, i piloti, viverla da dentro, vedere tutti questi dettagli, mi fa sempre piacere. E poi stai prendendo appunti perché il 22 settembre speriamo insomma di poter venire a casa tua a Faenza. Speriamo di essere pronti, sì. Poi ci sono veramente tanti dettagli da gestire, da capire, per me è tutto nuovo, quindi... veniamo a studiare. Che impressione ti ha fatto? Inevitabilmente te la devo fare questa, la Ducati da cross, abbiamo vista tutti correre. Ti aspettavi subito così competitiva? Bella, sì, sinceramente sì. Già l'avevo visti in qualche allenamento, quindi me l'aspettavo fossero così competitivi. Poi comunque ho visto Tonino in moto, Lupino, stiamo parlando di un livello particolarmente alto, quindi mi aspettavo tutto questo. Sicuramente hanno tutto un anno davanti di sviluppo perché... logicamente vogliono essere competitivi al mondiale, però è bello vederli qua. Alessandro, scusa, sì? Non te lo dirà mai, ma l'ha provata? Ah, mi chiede Riccio se l'hai provata. No, assolutamente no. Ha detto non te lo dirà mai, infatti esattamente quello che è successo. Grazie Andrea Dovizioso, ti lasciamo libero di goderti la gara, mentre io mi sposto un po' con il nostro cameraman perché volevo sentire due impressioni da Cédric Soubirà, che è stato uno dei grandi protagonisti nella prima manche. Cédric, English, Italian... English is better, d'altronde uno specialista del Supercross, mi metto qui, Cédric Soubirà, non poteva non parlare inglese. Cédric, so, welcome in the Italian Championship, of course, you are a Supercross specialist, but this level of race, I think you enjoyed it. Yeah, exactly. I had a great start of the year, and then I was able to fight with some of the good GP guys, so it was a great feeling because it's a long time that I didn't race motocross, and being here back in Italy, it's a good feeling. Last time I was in Mantova was in 2010, so it's a long ago. For I was pretty young for the GP and stuff. I was pretty excited and to be back here. And yeah, first race went well, and yeah, thank you Kawasaki Scotia team that made a great job between the two races. That we have a good bike for the second one, so I expect the best for the second one, and why not being on the top five again? Was it the year when you raced the MSGP with the 200 two-stroke bike? Exactly. It was with the two-stroke, and yeah, I have great memories here. And I know that I'm not really good doing lap time, and I'm better on the race. So I show that in the first moto. I hope showing even better in the second one. Okay, thank you, Cédric Soubirà, and welcome again in the Italian Championship. Niente, ha detto che insomma è molto soddisfatto di come è andata. Era molto tempo dal 2010 che non veniva a correre a Mantova. Non era ovviamente molto più abituato al cross tradizionale. Lui che è uno specialista del supercross, però si trova bene con la moto, col team Scoccia, con la Kawasaki, e spera di poter fare un'altra manche nella top 5. E io volevo parlare anche un attimo con Ivo Monticelli invece, che è stato un altro dei protagonisti assoluti della prima manche, un po' a diesel, ti sei scaldato col passare dei giri, alla fine sei arrivato proprio lì a un passo dal podio, immagino sarà quello l'obiettivo di gara 2. Sì dai, cercheremo sicuramente di far meglio, dobbiamo partire meglio che la prima, siamo partiti piuttosto male, eravamo intorno alla decima posizione. Ho recuperato, ma non è stato abbastanza, e gli ultimi giri sono arrivato vicino ai primi, però mi è mancato quel poco. E dai, cerchiamo di rifarci la seconda e fare una bella partenza e andare là davanti. Senti, il marchigiano a Riccio che sta facendo la telecronaca, gli vuoi mandare un messaggio?
speriamo che gli muove e gira così, però pure gi meglio, dai. Grazie, grande filo, Ivo Monticelli. Filotranese Iesino. In anconetano e Simone Croci. Filotranese Iesino. Ah, era Iesino, Iesino, scusa, Iesino. Non mi permetto più. Simone Croci, un altro dei piloti, insomma, di top fascia elite, nuova moto, nuovo team quest'anno, prima manche com'è andata? Diciamo sono partito abbastanza bene, poi ho fatto un po' di casini alle prime curve e ho perso parecchie posizioni, ero nella top 10, sono andato 15-16. Poi fino a metà manche guidavo abbastanza bene, ho fatto ancora due o tre errori, mi sono irrigidito, avevo mal di braccia e niente, ho finito 13. Non è le posizioni che piacciono a me, ci riproverò nella seconda, dai. Bene, allora in bocca al lupo, speriamo che si avveri questo tuo obiettivo. Grazie a Simone Croci. Una battuta al volo con Stefano Pezzuto, che è qui, e poi direi che vi posso rilasciare la linea. Stefano Pezzuto, il veterano, diciamo, è il pilota che ha più partecipazioni al prestigio, nel senso che l'ha fatte tutte, dalla prima all'ultima. Guarda quanta gente oggi a vedere poi la moto che tu hai contribuito a costruire. E che sensazione fa vedere così tanta gente al campionato italiano, per te che, come detto, l'hai visto fin dall'inizio? Beh sì, sicuramente è una bella cosa, e ovviamente il campionato, il motocross in Italia qua è visto poco, sicuramente col fattore della televisione, il fattore di Ducati ha portato tanto, sono contento, molto contento, perché comunque più visibilità c'è, più noi corriamo per qualcosa, perché comunque almeno ci facciamo vedere un po' di più, e è una bella cosa, complimenti a tutti e via. Grazie Stefano Pezzuto, 3 secondi allora so di avere di tempo per Emanuele Alberio. Ema, prima manche, insomma, sensazioni, hai un flash? Ma allora, sì, non ho avuto un buonissimo scatto, i primi giri ho faticato, non sono riuscito a trovare il ritmo, mi sono svegliato da metà manche, vediamo di svegliarci adesso da subito. Bene, grazie, in bocca al lupo anche a Emanuele Alberio, come a Stefano Pezzuto, linea a voi. Sì, grazie, perché ormai il tempo sta per scadere, ritorneremo nuovamente alla sigla, perché come detto le manche domani verranno riprodotte, riproposte, non riprodotte, riprodotte, sì, ma riproposte soprattutto su Rai Sport Sat a partire dalle ore 18, la MX2 poi a seguire. E allora sì, torniamo e vi saluto per il momento, ma è il tempo di lanciare la sigla, lanciare qualche immagine di copertura e poi torneremo nuovamente in diretta con la MX1 Prestige. Torniamo. Con Prestige 24 MX Borilli Pro Series, gara 2 della classe MX1 con lo splendido, anche se sono delle raffinerie di troppo, acciaierie e quant'altro, Mantova con i suoi laghi, con la sua conformazione, ma soprattutto con il suo crossodromo. Circuito internazionale Città di Mantova, Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari, naturalmente non poteva che essere dedicato ad uno dei grandi del motociclismo, automobilismo di tanti anni fa.
ma una tracciata che ha ospitato appuntamenti di ogni genere e che torna ad ospitare anche quest'anno in apertura di campionato il Prestige, quindi un paddock stipato, un grande numero di presenze da parte dei piloti sia quantitativo che qualitativo, un Michele Dal Bosco che è tornato qui al mio fianco, quindi pronti per commentare questa seconda ed ultima gara del pomeriggio, ancora la classe MX1 che va a presentarsi con quello che è successo in gara 1 con lo shot di Davide De Bortoli. Abbiamo impiegato un po' di tempo a riconoscerlo, ma lui si è fatto riconoscere anche se è durato poco, perché Alessandro Rupino se n'è andato poi indisturbato, guadagnando metri ad ogni curva, gestendo la sua situazione, lasciando agli altri l'incombenza di lottare. Come con questo errore anche da parte di Scuteri, si è spenta la moto, è ripartito, anzi ha sfollato, è ripartito subito, ha perso posizioni. Tropepe che si stalla in seconda posizione superando Davide De Bortoli, che poi viene superato anche dall'Alvin Ostlund, uno degli stranieri forti in gara, pilota da anni nel mondiale motocross. Qui l'attacco di Subirà sempre su DVD, il numero è quasi fuori pista di Scuteri, e poi Scuteri che subisce l'attacco di un Ivo Monticelli che ha detto appunto che non era partito benissimo e quindi ha dovuto recuperare, mentre gara sempre, quasi sempre al comando per Alessandro Rupino, che ha percorso l'intera durata della gara poi in maniera solitaria ed indisturbata guidando la sua Ducati nel migliore dei modi. Intanto poi Ivo Monticelli che è andato a superare Cedric Subirà, e invece qui guardate una bella tocco, due carezze sulla tabella portata numero con impresso il suo 77 e la grande vittoria storica dopo la pole di ieri per la Ducati, per Alessandro Rupino. E fa strano vedere quel nome Ducati, noi che ormai frequentiamo il motocross, ruote tassellate, insomma, sì, effettivamente sì, fa stranissimo, come ci farà strano vedere poi quando ci sarà quello Triumph fra qualche gara. Pensiamo che anche in Italia, speriamo anche che debutterà questa casa britannica, anch'essa nel progetto motocross, come detto. Ducati che entrerà il prossimo anno nel Prestige con la 250 guidata da Lupino, che quindi scenderà di cilindrata. Ieri scherzava con Valerio Lata, gli ha detto, anzi forse era una notizia che doveva rimanere segreta, lui si è stato lasciato prendere dall'entusiasmo. Eccolo qua, eccolo, Freddy intanto che va a salutare sotto gli occhi attenti di Marco Maddì, va a salutare Alessandro Lupino e per seguirlo, lui che è un appassionatissimo del motorsport in generale, per seguirlo poi in gara. Dicevo, ieri si è lasciato sfuggire Alessandro, gli ha detto, oh, guarda che a Valerio Lata, gli ha detto guarda che il prossimo anno diventiamo avversari. Si è gelato un attimo Paolo Ciabatti, ha allargato gli occhi come per dire, ma che hai detto? Ormai l'aveva detto. E poi giustamente c'è stata una domanda da parte di uno dei giornalisti presenti più importanti, Stefano Taglioni, che ringraziamo, che gli ha chiesto proprio espressamente come procedeva il progetto, e visto che ormai era messo in piazza, Ciabatti ha descritto quelli che saranno i prossimi passi di Ducati. Intanto questo è l'ingresso in pista di Panzer, quello di Tropepe, quello di Ivo Monticelli, Simone Croci, Cedric Subirà, quindi Emilio Scuteri, Isaac Gifting, Pezzuto, e 499 Alberio, 313 Israele, 397 Pasqualini, vediamo se riconosco tutti, Guarise, Erca Miseria, ma andiamo, poi, a vedere, ecco, andiamo a vedere il giro. Allora, prima curva della partenza, sempre determinante come detto prima, pit lane, sacco di buche qui in staccata durante la gara, primo jump, non impegnativo, ma subito questa curva qua, con un sacco di buche per poi affrontare il secondo jump, tornantino, canalato sempre, e qui cominciamo a divertirci, un sacco di buche prima di questo salto, lungo jump, curva un po' più angolata rispetto agli altri anni, quindi un po' più stretta, lungo rettifilo è stato modificato, questo jump qui, questo qua è stato messo per rallentare perché qui le velocità erano eccessive, secondo jump dove Bellei ha fatto un jolly non da poco, evidentemente si è bucato tra un salto e l'altro. Curva molto 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 segnata, oggi abbiamo visto Iago Gerz, cioè Martinez superare Bellei, seconda curva, andiamo nella parte, come detto prima, col lungo jump nella parte bassa della pista,
essere da impostare molto bene la prima per essere pronti poi a chiudere la seconda. Salto di rallentamento, lungo triplo, all'atterraggio del triplo ci sono un sacco di scalini, mi hanno confermato i piloti, anche tra cui Lupino, adesso prima della partenza, doppio prima del tornante, diciamo il doppio oggi lo facciamo un po', qua è bucatissimo, abbiamo visto prima è segnatissima, bagnata, buche alte. Ultimo curvone ampio, qui abbiamo visto qualche bel sorpasso o comunque tentativo di sorpasso. Come dicevo prima, qua c'è la possibilità di fare la traiettoria interna o esterna, quindi insomma si va a affrontare l'ultimo pezzo prima dell'assicana, ecco la stretta qua prima del traguardo. Curva che vedremo bucatissima, lungo triplo, lungo, questo vi posso garantire, è lungo. Ultima curva e poi traguardo. Hai sentito il rumore in sottofondo? L'hai notato, ma l'abbiamo visto dal vicino. Ma è un altro suono. È un altro suono, e il vantaggio, dicono, almeno sentire quelle che non ha limitatore. Esatto. Quindi il Desmo ha il vantaggio e sarà un grosso vantaggio sulla 250. Voci di corridoio dicono che la settimana scorsa per la prima volta il Lupo ha detto no, fermatevi, torniamo indietro con i cavallerie perché ne abbiamo troppi, quindi insomma avere del margine in quel caso lì è sempre positivo. A capo del progetto l'ingegnere Paolo Perni. Che guida la squadra, molto disponibile, lo ringrazio, proviene perché, da MV Agusta, gruppo Squarna, era un ingegnere quando Squarna era di proprietà di MV Agusta e tutto il resto, quindi conosce l'ambiente ed è grazie a lui che si è sviluppato e si sta sviluppando questa moto. Lui è capo della squadra di ingegneri, naturalmente, certo. Composta e composita. Tra le particolarità, ormai tutti lo sanno, ma magari qualcuno, il canotto fuso... Allora lì è un derivato dalla Panigale, sì. È stato allungato logicamente e modificato per il cross. Il loro dubbio era capire se qualcuno l'aveva mai fatto perché non funzionava, o se nessuno avesse mai provato questa nuova strada, e quindi avevano dei dubbi anche loro. In realtà ho parlato anche con Lupo adesso, il telaio è una gran cosa, mi diceva Lupo proprio adesso che magari hanno ancora da sistemare un po' le sospensioni perché insomma poi insomma, però il cuore, sia che sia motore che sia telaio, è già a un buonissimo livello. E poi mi dicevano, parlando con il responsabile della comunicazione di Ducati, Giulio Fabbri, che avevano in mente altre cose tecnologiche da mettere, ma il regolamento non lo permette, come il comando dell'acceleratore elettronico. E invece purtroppo il regolamento non lo prevede, anche perché sarebbe poi problematico per gli altri adeguarsi. Il know-how tecnologico derivante dalla MotoGP sicuramente è ampissimo, ma altre case pure potrebbero fare, però sicuramente poi sarebbe un problema per la moto anche di costi e quant'altro, quindi è logico che qui parliamo di prototipi, nel prestigio un po' meno, l'unico prototipo vero è questo Ducati, ma nel mondiale motocross di prototipi sono tutti sotto il sedere dei piloti factory di qualsiasi marca, quindi sicuramente ci sarà. Vediamo Geyser che corre già col 2025 della ma Honda, poi quindi... esatto. Quindi insomma in America non lo usano perché c'è un regolamento diverso, quindi devono utilizzare telaio che sia in commercio, esatto. in quell'anno. Esatto, infatti è questo che motiva la scesa in campo di Ducati in ritardo rispetto a... avrebbe potuto fare anche subito, anche se è più problematico, ma devono avere una moto dei concessionari, certo. Da cui poi sviluppare quello che naturalmente si sviluppa, il racing. Ma siamo con i ragazzi della classe MX1 pronti a scattare, ancora una volta sono lì che si stanno preparando, i visi li vediamo immortalati per quel che riguarda le grafiche, che ce li presentano tutti e 40, come giusto che sia, perché tutti fanno parte di questa famiglia del prestigio e tutti debbono assolutamente farsi vedere, farsi riconoscere e farsi apprezzare poi durante la gara. Con
con il launch control che viene azionato anche in questo caso. Un meccanico potrà rimanere vicino al proprio pilota fino ai pochi attimi che precedono il momento dell'abbassarsi del cancello di partenza. Quindi pronti. Scusami, per qualche anno c'è stato anche il sistema di abbassare il mono, no? Esatto, e poi l'ultimo, l'unico che l'ha usato quasi Polen. Sempre nel mondiale era Gauthier Polen. Poi questa moda è... Ma probabilmente non era così fondamentale averlo, anche perché lui poi tra l'altro era il più alto, toccava terra senza alcun tipo di problema, però era l'unico che l'ha usato tempo, mentre quello anteriore ormai assolutamente ha fatto scuola, e manca dirlo, lo ha inventato Corrado Maddi tanti anni fa. Se avesse brevettato subito questo congegno, sicuramente le sue finanze ne avrebbero guadagnato, ma è un verace, è uno che non ci ha pensato. Ha pensato più all'utilità di quello che aveva inventato da metterlo a disposizione dei suoi piloti piuttosto che... È un appassionato prima di tutto. Esatto. Però tutti adesso, qualsiasi moto, che sia un... regionale ma un provinciale, sì, hanno tutti, almeno il 99,9% hanno questo meccanismo che serve per cercare di limitare il wheeling, l'impennata, le penne in partenza. E allora eccoli là che si vanno a schierare i piloti, le griglie che li accolgono. Questa volta sono veramente davanti. Alvin Ostlund, a dispetto del tempo non ottimo fatto registrare ieri, oggi è stato veramente grande protagonista Alvin, con l'ottimo piazzamento nella manche precedente. Lentini con il 35, il 200 Zonta, il 43 De Bortoli, il 399 Pietro Trinchieri, sì, e poi niente, li vuole riconoscere tutti, mi cambiano sempre inquadratura, vabbè, troppo lontani adesso. Troppo lontani per riconoscere anche l'abbigliamento, ma intanto ormai si sta completando lo schieramento dietro al cancello di partenza. Eccoli i 40 protagonisti, non vedo spazi liberi, quindi saranno tutti e 40, penso, i piloti che si schiereranno dietro al cancello di partenza per questa seconda manche che chiuderà il programma di gare odierno per il campionato italiano Prestige 24 MX Borilli Pro Series, per 25 minuti più due giri, per vedere se ancora una volta il lupo prenderà subito il sopravvento. Si schierano gli ultimi piloti che vanno a completare il gruppo dei 40 piloti. Tutto è a posto, tutti sono in posizione, le forcelle sono schiacciate e ora pronti per andare in posizione d'attacco con le ultime sgassate nervose, gli ultimi movimenti che sono per molti un rituale, si ripetono pari pari, sì, gara dopo gara, confermo. Altri invece lo fanno così con nonchalance, ma ci siamo, il cartello dei 15 secondi al via, si mettono la maschera, pronti al segnale dei 5 secondi ad allargare i gomiti, abbassare la testa e guardare il cancello cadere per mollare nel momento giusto la frizione. Gara 2 Prestige 24 MX Borilli Pro Series che scatta, e andiamo a vedere lo shot pro grip, primo traguardo da conquistare. I due piloti Millionaire ABF Racing con Scuteri, se non vado errato, poi Mucchio con diversi piloti a terra, era Scuteri, poi Subera, se non vado errato, Scuteri o Tropepe, dallo stile di guida mi sembra Scuteri, ma potrei anche sbagliare, quindi mi metto le spalle al sicuro. Comunque Ostlund è terzo sicuro. Terzo sicuro. Secondo è Subera, perché è una Kawasaki e ce l'ho per... Non vedo il lupo. Non vediamo il lupo, vedremo se... allora, Scuteri. De Bortoli è lì, Gifting che stavolta è partito bene, Scuteri, davanti Scuteri. Sì, è Scuteri, è poi meglio. L'avevo riconosciuto un po' dallo stile di guida. Probabilmente l'arrabbiatura di prima gli ha fatto smollare, concentrarsi bene, mollare la frizione al momento giusto. Stavo cercando Alessandro Lupino, lo sta cercando probabilmente anche la regia. C'era un pilota che si è tolto e rallentato, è stato tamponato, ma non riesco a capire di chi si tratti. Comunque Scuteri Subera con Ostlund, poi questo c'è un altro là per terra sul salto 2, la quarta posizione, non riesco, non è, Monticelli non è tanto indietro, no, Pezzuto, quello lì Pezzuto è dietro, questo è
allora, eccolo lì, Lupino circa dodicesimo, tredicesimo, ce la giochiamo lì? No, forse più dietro. Forse dopo allora, i 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, sì, sì. Allora dai, sì. Ho vinto io, via. Sì. 1-0 per il Ricci, palla al centro. Ma c'erano tanti per terra, non li vedevo. Perché ho detto se il gruppo... Vabbè, mettiamola così. Intanto Scuteri che cerca di guadagnare subito il maggior numero di metri possibile, eccolo là. C'è un'altra caduta perché ho visto una bandiera gialla. Sì. Monticelli, sì, è lui, l'ho riconosciuto dalla divisa di gara, dalla muta di gara del team Beta Factory Racing MRT, con l'attacco da parte di Alessandro Lupino nei confronti di Emanuele Alberio con la Kawasaki FRT Racing. E poi c'è uno Chalier, forse era quello che ci... De Bortoli, Pezzuto. Allora vediamo, Zonta. Zonta. Bender era quello che non ci tornava il conto. Esatto. E vabbè, perdoniamo Bender, il numero 760, ma promuoviamo sicuramente Zonta che è lì in quinta posizione, quindi evidentemente si è tolto con del VD40 la ruggine e ora sta girando bene in quinta posizione davanti a Charlier, a De Bortoli. E poi Lupino che è transitato in undicesima posizione davanti a Roncaglia, a Guarisi, a Troppepe che è quattordicesimo, quindi deve darsi da fare Giuseppe Troppepe per recuperare se vuol salire sul podio, perché era l'obiettivo, una prima manche buonissima con la seconda posizione, ora invece è costretto a recuperare dal centro gruppo, così come... leggermente più avanti sta cercando di fare il numero 77 con la Ducati, vale a dire Alessandro Lupino, che sta forzando i tempi come giusto che sia, mentre abbiamo visto Ivo Monticelli che zigzagava, sì, a destra e a sinistra, sì, per sì. guadagnare le posizioni, mentre mi dicono che Jan Panzer è fuori dal gruppo, è caduto, mi è arrivato un messaggio, l'all shot confermata per Emilio Scuteri, all shot confermata per lui, mentre eccolo qua Alessandro Lupino che era in undicesima posizione alle spalle di Pezzuto, e adesso dovrebbe essere sette Pezzuto, e c'è una grafica che non ci aiuta, quindi ne ha passati due, dai, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dovrebbe essere, vedremo, Pezzuto lì davanti a lui, ma a breve avremo il passaggio sul traguardo e quindi sapremo quello che è la posizione reale per quel che riguarda il pilota della Ducati, quindi vedremo quello che riuscirà a fare Lupino nel tentativo di guadagnare le posizioni nei confronti di chi lo precede. L'attacco su Pezzuto che è stato insieme ad Antoine Meo il colui che ha tolto il grosso dalla Ducati, e ora invece in sella alla Yama del team LC Racing e deve vedersela proprio con chi ora invece guida a pieno titolo la Ducati Factory, con Pezzuto che sta cercando di difendere la sua posizione. Sì, il più 7, 8, 9, 9 Lupino, 9 che però è un po' più veloce, o meglio 3 secondi più veloce di, è stato più 3, esatto, di Pezzuto, esatto. È logico che poi quando arrivi a ridosso del pilota, come detto prima, le traiettorie non sono molte, quindi c'è un qualche difficoltà nel superare, no, l'avversario, anche se sei 3 secondi più veloce, esatto, quindi vedremo se Lupo perderà ulteriore tempo sia mai, non volevo assolutamente dire che stai a cercare di attaccare uno veloce e bravo come Pezzuto sia una perdita di tempo, ma non è facile superare un pilota coriaceo come Stefano, il pilota che da più anni partecipa al Prestige, questo primate è suo e glielo attribuiamo a pieno merito e a pieno titolo, perché lo stesso numero che aveva fatto prima chi è che attaccava così, vabbè, comunque gli è andata di lusso, e ora deve porgere il fianco all'attacco di Troppepe, mentre guarda un po' Scuteri, che giro che ha fatto a 58,5, bravo Emilio Scuteri che sta tirando come un dannato per guadagnare metri, ha già 5 secondi di vantaggio su Isaac Gifting, e poi c'è Subirà, poi c'è
Östlund, Charlier, Zonta, De Bortoli, Pezzuto, Lupino, Tropepe, Alberio e quindi Bender 12esimo, 13esimo Guarise, poi Pasqualini, Croce e tutti gli altri a seguire, con Monticelli che è 16esimo e dovrà darsi da fare. Lupino vuol a tutti i costi superare Pezzuto, sembra che potrebbe riuscirsi, ma no, la risposta di Stefano Pezzuto, numero 878 per il consueto numero per il piemontese, ma ormai bresciano e lombardo d'adozione, l'attacco di Lupino, che, sì. Ma sgrebbano insieme, non riesce a passare, costretto quasi a volare fuori pista, la risposta di Pezzuto che non consente ad Alessandro di guadagnare la posizione, e lì davanti c'è anche Davide De Bortoli che potrebbe essere presto la preda dei due che stanno lottando per questa posizione, e con Tropepe che è lì vicino, con Alberio che ormai è lontano, e quindi la lotta si fa tiratissima per andare ad attaccare Pezzuto prima, ma Pezzuto che vorrà attaccare là davanti De Bortoli, mentre più avanti c'è un Zonta in lotta con Christophe Charlier per la quinta posizione riconquistata da Charlier, ma ho intravisto che Zonta cercava di riprendersela, quindi sono lontani ma non lontanissimi tutti, e quindi ancora la gara è sicuramente, tra l'altro, lunga, 17 minuti più due giri. Ed è non così sgranato il gruppo. Sì, assolutamente tutti vicini, a parte Emilio che ha preso questi... Guarda un po' Tropepe che va all'attacco e riesce passa. A sorprendere un Alessandro Lupino che forse deve raccogliere un po' le idee e capire bene come affrontare al meglio le traiettorie sempre più impegnative. Forse in gara 1 è andato via troppo liscio, non ha osservato il resto del tracciato ed ora, visto che le migliori traiettorie sono occupate da chi lo precede, non trova lo spazio per migliorare la sua posizione in classifica. Per il momento però rimane lì, e la risposta subito la cerca ma non la trova nei confronti di Tropepe. Vedremo se Tropepe andrà più deciso di Alessandro nel tentativo di superare un Pezzuto che si sta difendendo alla grandissima. Stefano Pezzuto non concede nulla, come giusto che sia, come bisogna fare e come fa ogni pilota quando è in pista, mentre Lupino ha perso anche una pedana nel cercare di velocizzare la sua azione e non riesce ancora a riprendere quei pochi metri che ha perso con l'attacco esterno di Tropepe. Giustamente Pezzuto si prende le traiettorie più buone, più belle e più che rendono meglio, alle loro spalle sempre Alberio e con Tropepe che va all'attacco là davanti, sempre Emilio Scuteri. Attenzione al giro record che Gifting stavolta passa nelle mani di Isaac Gifting, che guadagna qualcosa, ora a 3 secondi e mezzo dal calabrese del Millionaire ABF Racing, e con il tentativo all'esterno di Tropepe, poi sgas spalancato, cerca di infilarsi all'interno ma non trova spazio, gli chiude la porta in faccia, anzi il cancello addirittura in faccia, glielo chiude Pezzuto. Ora però non ce n'è più, è decisa l'azione di Tropepe che passa Pezzuto, e questo potrebbe dare il là anche a Alessandro Lupino, che infatti va subito all'attacco, incrocio di linea esterno interno, scuote la testa a Pezzuto, si è reso conto di aver commesso due errori troppo ravvicinati, o forse rallenta, no, rallenta, ha un problema Pezzuto, ma direi che è subentrato dopo l'attacco, forse anche una botta presa mentre cercava di resistere, non lo sappiamo, sta di fatto che passa anche Alessandro Lupino che va a guadagnare la posizione. Peccato per Stefano che retrocede in nona posizione, poi ripreso, mi sembra che abbia ripreso, ed ora c'è Tropepe che va all'attacco di De Bortoli. Certo, assolutamente. Evidentemente ha avuto qualche problema che ha rallentato vistosamente, infatti adesso Alberio gli è vicinissimo. Sì. Adesso sarà battaglia con Charlier, De Bortoli, è uscito di scena anche Zonta, attenzione, non lo vedo Zonta, mi sbaglio io? No, non lo vedo Zonta. Dov'è Zonta? Non lo vediamo, 25 Zonta, 17. A 17, allora ha commesso l'errore, e cade Charlier. Cade Christophe Charlier, se non vado errato, e lui sì, 399 per Pietro Trinchieri era
Ma era lì davanti? Boh, forse era in ritardo di un giro. No, Trinchieri. Bobo. Sì, era in ritardo di un giro. Eccolo qua. Okay. Era lì davanti, ma non era nel gruppo di testa e quindi mi ha confuso. Chiedo scusa. Non regolarmente in pista Charlier con lì davanti a Lupino e Pezzuto che ha ripreso a marciare regolarmente. Sì. Quindi qualsiasi sia stato il suo problema è risolto evidentemente, mentre davanti a De Bortoli c'è Charlier, poi più avanti ancora c'è Ostrund e poi più avanti ancora c'è Subira, Gifting e Scuteri. Da dire per onor di cronaca che tra il primo che è Emilio e Lupino che è inciso in questo gruppo è 21 secondi, che sono tanti oggettivamente, quindi vedremo. L'augurio è che Emilio riesca a combattere l'eventuale, se c'è arm pump, ma direi che ora deve combattere contro Gifting che ha girato un secondo più veloce, quindi adesso è un secondo e due e mi sembra un po' più determinato, ecco, mettiamola così. Sì, determinato, e poi pilota di grande esperienza visto che è da anni che disputa il mondiale, prima stagione per lui con la con la 450, ma eccolo che va a sorprendere Emilio che però cerca di resistere. Chiusa. Mamma mia, che chiusa che gli ha dato! Ci sta, era davanti. Sei davanti, scegli la traiettoria che più si confà alla tua andatura. Con Ostlund inquadrato in questo momento, alle spalle di Ostlund c'è sempre naturalmente Christophe Charlier con la Honda MB Racing, ma c'è poi dietro Tropepe, De Bortoli, con Tropepe che ha avuto la meglio su De Bortoli, e Lupino che non è lontano, però ancora non trova il ritmo. 2-0-2-9, un 2-3 praticamente che denotano evidentemente qualche problemino nel trovare il ritmo di gara per Alessandro. Vedremo se lo troverà da qui in avanti. E intanto Gifting indisturbato, Isaac Gifting, lo svedese del JK Racing, là davanti a guidare dopo una bella rimonta in gara 1, nonostante l'acciacco, nonostante la botta rimediata in Argentina. Grande gara per il pilota svedese, che è stato già dei nostri nel campionato quando era compagno di squadra di Langenfelder a Montevarchi qualche anno fa, in seno al team. Aveva fatto, se non ricordo male, una gran gara. Esatto. Vinta da Langenfelder, sì. E lui, due giovanissimi, è tuttora giovane, 24 anni per Gifting, e questa prima stagione in MX1 e questa gara che gli serve sicuramente per affinare ancora di più il suo feeling, il suo modo di guidare una 450, lui che per anni ha guidato il 250 nel mondiale motocross. Adesso là davanti i colori sono quelli del JK o JK Racing di Riccardo Boschi, con un tifoso particolare come Rocco Siffredi a seguirlo dalla pit lane, con lo stile di guida a full gas per lo svedese. Sinceramente, come ho detto, ho avuto modo di frequentarlo sia lo scorso anno che quest'anno, trascorre le sue vacanze natalizie a Cingoli e dintorni per amicizie nell'ambito KTM, mettiamolo così, e ho avuto modo di passarci qualche serata. Ragazzo molto tranquillo e determinato, e sta mettendo a frutto la sua tranquillità nella vita normale, ma grintosissima in pista con questa prima posizione. Ora un doppiaggio che si profila nei confronti di Mario Tamai, il pilota del team Giunta, con la Honda numero 974, un Emilio Scuteri che è in seconda posizione, Cedric subirà in terza, arriva Ostlund e vedremo quanto tempo impiegheranno gli altri ad arrivare, con il 430 Charlier, poi Tropepe e Lupino che non vediamo più vicino è dietro De Bortoli, non riesce a trovare il ritmo. Alessandro Lupino, dopo una prima manche straripante, in questa seconda manche si è visto spezzato il ritmo nelle primissime fasi ed ora sta cercando di finalizzare la sua gara per andare a riprendere. Non vorrei sbagliarmi, ma secondo me ha finito le lenti. No, ma mi ha suggerito un amico che usa quella lente particolare che si pulisce con ho visto che ha tolto, il guanto. Però inizialmente ha tolto delle lenti. Esatto. Probabilmente
Adesso sta utilizzando quello, quindi non ha piena visione, ha... ma no, no, beh, ma con quello riesci, è che perdi un po' di tempo nel... esatto, anche adesso ha dato una pulita, quindi esatto. Ringrazio Django che mi ha comunicato via WhatsApp, io ho anche questi aiuti da casa, come si fa nei quiz, fortunati, nei quiz, nei quiz televisivi c'è l'aiuto da casa, io ho qualche amico che si ricorda quando io mi dimentico che, quali che possono essere gli aiuti in questo caso per i piloti, e probabilmente quello che utilizza Lupino, ma ormai è una consuetudine, molti piloti applicano questa lente particolare sopra la lente primaria dell'occhiale, che rimane sempre pulita, la tecnologia va avanti. Comunque il Lupo è già la terza volta che guarda, sì, qualcosa. Quindi esatto. Magari insomma è, boh. Forse non è solo la nostra impressione, ma sembra sì che si volti a controllare qualcosa, chissà. D'altronde lo abbiamo detto, questa è una moto laboratorio, quindi ci potrebbe essere qualcosa che non va, ci mancherebbe, in qualsiasi moto c'è qualcosa che non va, può capitare, e vedremo se questo inficerà la sua, il suo resto di gara con una attuale ottava posizione che non gli basta, perché gli mancano 20 punti per rimanere al centro del podio, che in questo momento sarebbe occupato da Isaac Gifting. Quindi se vuol salire al centro del podio deve assolutamente superare De Bortoli, e forse non basterebbe, perché sesto, settimo, boh, forse sì. E allora adesso non attacco del è Lupo. L'attacco del Lupo, sì, e poi lì davanti c'è Tamai, chi è Tamai? Sì, o davanti o è Charlier addirittura. No, no, Tropepe. No, c'è Tropepe tra di loro, che è un po' troppo lontano. Allora, Lupo sta tirando fuori un po' di velocità in più, approfittando anche di un leggero calo di Davide De Bortoli. Vedremo a questo giro quello che riuscirà a fare. Si fa da parte Mario Tamai, il lombardo, per dare strada ai due piloti in lotta, traiettoria esterna per Lupino e poi interno, poi incrocio di linee classico e consueto per dare una bella sfrizionata al suo Desmo 450, ma non basta, perché si difende giustamente DBD Davide De Bortoli con la sua numero 43 del cross team, e non consente a Lupino di avvicinarlo. C'era riuscito, ma poi uno scatto d'orgoglio e riesce ad avvicinarsi. Quindi vedremo, perché perde qualche metro Alessandro, che sembra un po' non in difficoltà, ma non riesce a scegliere la traiettoria che io vuole. Io sono sempre dell'idea che arriva vicino e poi comunque sporca gli occhiali e fai fatica, non è così facile, le linee sono la vediamo, la pista è molto segnata, quindi sì. non concede errori, ed è per questo che forse che sceglie spesso curve esterne e far scorrere un po' la moto e far qualche metro in più, però insomma se l'altro poi fa quella linea lì e comunque insomma ti sporca, devi cambiare linea, così fai fatica, non c'è niente da fare, sì. Oggi si fa fatica. E la sta facendo questa fatica, forse non come si aspettava Alessandro Lupino, in piedi sulle pedane per transitare in quel tratto canalatissimo, ancora una volta per evitare di prendere la sabbia in faccia, curva largo per tagliare poi di getto la traiettoria, di improvvisamente la traiettoria, per mettere il più in fretta e più presto possibile dritta la moto per sfruttare la cavalleria della sua Ducati. Ma intanto Gifting è al comando e guadagna altri secondi, altri decimi nei confronti di Scuteri, che rimane bravissimo in seconda posizione. Adesso ci è riprova, molto eh? Vicino sì. Sì. Questo tratto qua il Lupo riesce a sfruttare bene, ma poi qui c'è l'incrocio di linee, taglio dentro a esterno, anzi questa volta rimane esterno, a sponda, niente, non molla DBD, ma ora penso che sia riuscito. Alessandro a guadagnare, a chiudere, ci ha provato, Davide, ma niente da fare. Lo scatto d'orgoglio di Alessandro Lupino gli fa guadagnare quindi la sesta posizione, e ora vedremo se avrà la forza in questi prossimi 4 minuti. 7 secondi sono tanti su Tropepe, che è sempre stato tra l'altro più veloce
Non dimentichiamo questo, perché oltre ai 7 secondi c'è da dire che fino a questo momento Giuseppe Tropepe è stato sempre più veloce, e quindi non sarà facile per Alessandro andare a recuperare, anche perché Tropepe vuol mantenere quello che attualmente sarebbe il terzo posto sul podio. No, mi sembra che sia stato scavalcato da Subirà. Vedremo adesso quando comparirà online la classifica. Gifting Lupino, Tropepe rimarrebbe terzo, e Scuteri quarto, Ostlund quinto, sesto sarebbe comunque Subirà. Direi nomi importanti nella classifica di questo Prestige, ma ancora la gara è non lunga, 3 minuti di Alberio l'attacco di Pezzuto, mentre dietro Monticelli è risalito fino alla 12ª posizione alle spalle di Ismaele Guarise, ma ahi lui, quella scivolata lo ha tolto dalla possibilità di lottare per le posizioni che contano veramente della classifica. Quindi con il migliore dei fast, che naturalmente non può essere che Emilio Scuteri, vedremo poi quali saranno gli altri nomi sul podio. Intanto questo è Isaac Gifting che guida la sua Yama numero 571 in grande scioltezza, con un vantaggio che è salito a 6 secondi e 2, lasciando agli altri tutto il problema di lottare, di cercare di guadagnare posizioni, soprattutto per Lupino, che sicuramente vorrebbe... Panzer me l'aveva dato per ritirati, invece lo vediamo in pista, evidentemente è uscito, poi è rientrato. Sì, forse avrà anche... magari due giri, però intanto fa esperienza con 4,5, perché poi alla fine la gara ne ha. Dentro 33esimo. Esatto. La gara è sempre gara, quindi l'allenamento è una cosa, ma l'esperienza che si fa in gara è diversa. È unica. Sì. Esatto, quindi giustamente probabilmente un problema, si è fermato, è ripartito e intanto è lì nel gruppo senza possibilità però di ben figurare, mentre eccolo qua Isaac Gifting che va ad affrontare il tornantone centrale con il vantaggio. Tropepe, guarda un po', ha fatto suo miglior giro a questo passaggio, guadagnando 1 secondo e 8 nei confronti di Alessandro Lupino. 58,6 per Tropepe, 2,008 decimi per Lupino, che vede il suo distacco aumentare e gli mancano 10 punti per poter eguagliare Gifting, e però rimarrebbe Gifting a parità di punti, anche se quest'anno è cambiato il regolamento. Sì. A parità di punti vale il miglior piazzamento globale, non il vincitore in gara 2, quindi se poi invece sono gli stessi piazzamenti vale il piazzamento nella seconda manche. Sì, è cambiato il regolamento che si è allineato a quello mondiale. Per questa notizia mi devi qualcosa, vabbè, ma faremo un conto a fine anno. Vediamo. Ma è che ancora neanche molti, perché siccome purtroppo c'è il brutto vizio di non leggere i regolamenti, sì, in qualsiasi sport, non dico nel motocross, in qualsiasi, e invece io mi è stato detto, perché anch'io non l'avevo letto, e intanto scusami, è cambiato il regolamento. Pepe Superato Charlier. Sì, ha superato Charlier, e quindi attenzione, perché ora potrebbe essere Charlier l'obiettivo di Lupino, che però ha girato un mezzo secondo più lento di Christophe Charlier. Sì. Altro pilota che era passato all'enduro anche lui senza grossissimi risultati, era un ottimo pilota d'enduro ma nulla di eclatante, era tornato al cross, poi è ritornato all'enduro, è tornato Charlier? Al cross quindi... è campione del mondo in Charlier, è stato nell'enduro, nel cross, europeo, campione del mondo europeo 250 con Garibaldi, se non vado errato, parliamo di qualche anno fa. Con la Yamaha, sì, se non vado errato, di Garibaldi. Vabbè, comunque sia, l'ho visto correre la prima volta a Faenza in un campionato italiano Prestige, anche in questo caso tanti anni fa. Questo è Tropepe che controlla dietro, e ha appena superato Alessandro Lentini, quello dietro è Charlier, e poi si volta Lentini per dare spazio a Charlier, per dargli strada e lasciarsi doppiare senza troppi patimenti, mentre là davanti c'è Subirà che è arrivato. Attenzione, perché Subirà è arrivato su Emilio Scuteri, gli ha guadagnato 4 secondi nell'ultimo giro. Evidentemente Emilio ancora alle prese con queste braccia dure che lo stanno limitando nella parte conclusiva della gara, mentre ora sul finish line eccolo Isaac Gifting va ad affrontare
la curva con la linea bianca della all shot, due giri al termine intanto dell'all shot pro grip, che verrà poi naturalmente consegnata al termine della manche. Quindi allora mi arriva un messaggio, lo faccio molto volentieri perché tra gli assenti Erika Lago mi dice che il nostro, sì, Giacomo ci sta, sì, seguendo, lo, certo, salutiamo, gli, ciao, auguriamo. Giacomo. Giacomo Zancarini, autore di una brutta caduta, di un brutto infortunio, ma che speriamo, da cui speriamo si riprenda ancora meglio di come si stia riprendendo, per vederlo in pista il più presto possibile. Ciao Giacomo, ciao Erika. Torniamo alla cronaca della gara con Isaac Gifting, che sta guidando ormai indisturbato. Sta guidando molto bene anche, sta interpretando la pista. La pista è molto segnata adesso, molto segnata, perché fateci caso, si sedono all'ultimo momento, quindi affrontano anche il canale in piedi per poter sfruttare al meglio o evitare le buche che ci sono in entrata. Quindi insomma, veramente impegnativa la pista in questo momento, e Gifting è quello che la sta interpretando meglio in questo momento. Esatto, esatto. E anche i tempi, adesso parte l'ultimo giro che a mio avviso sicuramente i doppiati e i 10 secondi di vantaggio che ha nei confronti di Scuteri, no, fanno il suo, perché poi alla fine bisogna, con 10 secondi di vantaggio con una pista così, bisogna fare attenzione. Tac. Però dietro a Scuteri c'è Subirà, che l'ultimo giro ha perso qualcosina nei confronti di Emilio ha avuto un attimo di orgoglio e ha ripreso il ritmo, quindi ha fatto un 2-0-2. Evidentemente nel giro precedente ha commesso un errore, mentre Lupin ha guadagnato su Charlier, che nota, sì, ha visto 3 secondi, esatto. Però siamo a 8 secondi, manca un giro adesso, ultimo giro, che per grazie ad un altro aiuto non da casa ma dalla pit lane, Alessandro Castellani, che è lo statistico del gruppo, mi dice che Charlier nello stesso anno ha vinto la 6 giorni di enduro con la Francia e il trofeo delle nazioni di motocross con, ecco, la Francia. Allora probabilmente era campione del mondo, campione del mondo a squadre, esatto, per 2 volte, sia nella 6 giorni che nel motocross. Grazie Alessandro, perché fai risaltare ancora di più la mia ignoranza per certi aspetti, corta memoria, la nostra ignoranza, no, ma la mia corta memoria onora ad Alessandro Castellani invece, che se le ricorda tutte. E andiamo a vedere Isaac Gifting, che percorre questo ultimo giro in assoluta scioltezza e con gli altri piloti lontani, ad iniziare da Scuteri, che sta difendendo il suo secondo posto in pista, da un Subirà che è dietro 2,5 secondi anche lui, poi Alvin Ostlund, Tropepe, Charlier, Lupino e De Bortoli, che mantiene un'ottava posizione d'orgoglio davanti a Pezzuto e ad Alberio, che chiude la top 10, mentre Monticelli ormai ha tirato i remi in barca e di conseguenza continua sa gara in 12ª posizione, lontano da chi lo precede, quindi difficilmente riuscirà a recuperare. Intanto eccolo che affronta l'ultimo, no, quello centrale, guardate lì che canali che ci sono. La pista è, ripeto, è tosta. Ecco, finché i canali ci sono nel dritto, così va bene, perché non ci sono elementi di pericolo. I canali brutti sono quelli sulle rampe del salto, sì, e quant'altro, che magari creano qualche problema in più, che non ne hanno creati comunque fino a questo momento. Ormai siamo agli sgoccioli ed è pronto il portacolori del JK Racing con il Candy Bar per numero freestyle per la vittoria in questa seconda manche per Isaac Gifting. Direi che il gesto di soddisfazione è più che evidente. La seconda posizione, bravo Emilio, bravo, che si batte, bravo, il petto, orgoglioso, bravissimo, di quello che ha fatto. Bravo Emilio, siamo veramente contenti per te, per il sacrificio e la sfortuna che hai dovuto sopportare in questi giorni, in questi anni, in questi giorni, in questi anni. Terzo Cedric Subirà, quindi Ostlund quarto, quinto Toprepe, sesto è Christophe Charlier e settimo Alessandro Lupino, che comunque sarà indirizzato al podio come secondo classificato di giornata davanti a Tropepe, ma dietro è passato lo straniero, non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava lui. Guardate, grande soddisfazione con i suoi amici Mattia Dusi, naturalmente tutto lo staff del Millionaire ABF, si complimenta anche Walter Paulieri della UFO per il risultato del pilota calabrese,
che con grandissima soddisfazione è stato un protagonista assoluto. Ed ora ritorniamo a vedere l'all shot guadagnata da Emilio Scuteri, quindi il premio Pro Grip sarà per lui dietro un mucchietto, nulla di grave fortunatamente. E invece vediamo qualche rischio nelle posizioni centrali, un lupino non scioltissimo nella sua guida, poi sentiremo nell'intervista quello che potrebbe essere stato il suo handicap, mettiamola così, qui se l'è giocato il colletto, ma è stato bravo a riprendersi, perché però non abbastanza per recuperare il sorpasso subito da un Giuseppe Tropepe, che definire determinato è forse riduttivo, perché veramente ha tirato fuori tutto quello che aveva, la rabbia accumulata anche per lui in questi due anni sfortunati, lo scorso anno intanto qui la scivolata di Pietro Trinchieri, e dicevo lo scorso anno la sua squadra era dovuta ricorrere intanto qui il momento del sorpasso di Gifting per la prima posizione, il tentativo di risposta di Emilio aveva ingaggiato il pilota lituano Jasikonis per gareggiare nel campionato italiano, visto che erano rimasti senza piloti, perché al di là di tutto la grandissima passione del team Emilianer, di Michele Caprioli, di Fabiano Berda, è quella di essere in pista, di divertirsi, perché hanno anche loro una grande passione, una grande passione, ma una grande velocità e una grande vittoria per Isaac Gifting, che si porta a casa la vittoria in gara 2 dopo una grandissima rimonta nella manche precedente. Colleziona questa vittoria, colleziona e mette in cassaforte i 250 punti che gli permettono di primeggiare nell'assoluta nei confronti di Alessandro Lupino e di Giuseppe Tropepe. Con la classifica che scorre, la vediamo insieme, peccato per Zonta con la top 20 chiusa da Mirko, Dal Bosco, poi buona gara per Mirko, sì, assolutamente, sì, penso che tu sia soddisfatto come lo è sicuramente lui e lo è il team Pardi, e poi tutti gli altri a scorrere che hanno animato questa giornata con la chiusura per la classe MX1 con il podio che ora si animerà e naturalmente il defluire del pubblico, ora ci sarà ancora una volta sicuro eccolo lo shot. Bravo, Emilio. Per Emilio Scuteri, complimenti, bravo, perché te lo sei meritato questo risultato. Arriva la famiglia Lupino ad avvicinare Alessandro, naturalmente pubblico che prende possesso della pit lane per acclamare ed applaudire i protagonisti che saliranno sul podio. Un Lupino non soddisfatto, scuote la testa, è un po' scuro perché sicuramente dopo la prima manche si aspettava qualcosa di meglio, non so leggere il labiale, quindi non so cosa sta raccontando. Vedrai che alla sua squadra, perché sì, ogni indicazione è importante. Assolutamente, poi comunque a mio avviso insomma il dover andare a cercare linee diverse per superare, insomma oggi secondo me era complicato andare forte e riuscire a dover cambiare linea per passare, no? Perché poi alla fine se tu fai la tua linea e vai è una cosa, se poi dopo devi cambiare linea, esatto, ma vedremo, sicuramente sono squadre e piloti esperti che sapranno già cogliere quelli che sono stati i punti tra virgolette negativi per la giornata. Intanto per la Fast Emilio Scuteri, Alessandro Contessi che torna a gareggiare, anche per lui un brutto infortunio lo scorso anno, e Gabriele Arbini a lungo lo scorso anno campione, per un soffio giù dal podio il tuo Mirko, vi rifarete a Cingoli, 124 punti per Arbini terzo, punti, sì. E 5 punti in meno per Mirko, che manca di un soffio il podio. Eccolo qua, soddisfatto naturalmente e sorridente il pilota svedese, che con Giuliano Boschi, che insieme al papà Riccardo gestisce il team, ormai tradizione di famiglia, e le ragazze già sul podio pronti per salirci chiedo scusa, ma oggi sono andato avanti a forza di liberatori di naso, mettiamola così, non solo
Dovizioso aveva l'influenza, anche qualcun altro non è messo bene, e allora cappellino d'ordinanza per Tropepe sul podio, un terzo posto. Non è molto soddisfatto anche lui, perché gli brucia un po', invece sorride Alessandro. Dai, direi che è un debutto più che positivo, e se ci fosse stata la vittoria assoluta sarebbe stata veramente un'apoteosi. Però vabbè, piano piano anche loro si rifaranno a cingoli, vedremo. Isaac Gifting, complimenti, veramente bravo, determinato. No, diciamo che Gifting nella prima manche è caduto in partenza. Esatto, è recuperato, fatto, da paura. Ha fatto, diciamo che se l'hai guadagnata oggi la vittoria, assolutamente. Hai voglia se l'hai guadagnata. Questa volta sì che Giuseppe Bartolucci che consegna i trofei nelle mani dei tre piloti. Giuseppe Bartolucci, vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana, oggi doveva essere presente anche il presidente Coppioli, che salutiamo, ma anche per lui un malanno di stagione gli ha impedito di essere presente, ed il trofeo più importante, quello della vittoria, quello più ambito, nelle mani di Isaac Gifting, che fa sua la gara con grande felicità, con grande gioia, e l'applauso per tutti, veramente di cuore, perché ci hanno fatto passare una bella domenica l'IMEX 2, l'IMEX 1, e Giuliano Boschi che sale sul podio per la prima volta, se non vado errato. Credo sì, vittoria per il Prestige, nel Prestige. Vediamo l'emozione per Giuliano, che riceve dalle mani di Giovanni Pavesi la targa del team vincitore. Quindi complimenti, si fa da parte, lascia spazio al centro ai tre protagonisti racchiusi. Ma ora attenzione, perché è il momento della tabella rossa. Roberto Rustichelli, coordinatore del comitato motocross, è pronto per consegnarla nelle mani del leader della classifica per quel che riguarda la Elite, naturalmente il vincitore. Qui i conti sono facili, la prima prova a prova di ignorante come me in matematica, vale a dire Isaac Gifting, che è felice e contento di mostrarla al cielo e al pubblico. In altri trofei, ragazzi, attenzione, che quelle cristallo ieri già ha rischiato qualche volta di terminare a terra nel corso della conferenza stampa, ma sono arrivate integre nelle mani dei protagonisti di questa categoria Prestige, che chiude qui, e di questa categoria Elite del Prestige, che chiude qui la sua giornata di gara. E ora li sentiremo, e poi ci sarà il podio della Fast, della 300, e poi dovremmo avere anche avere intanto anche un altro amico, mi dice quello che ho detto poco fa, e lo ringrazio comunque, Enzo Tempestini. Ciao Enzo, mi aggiorna su quello che ha fatto Charlier. È bello, e mi fa piacere avere questi aiuti da casa, assolutamente, perché aiutano non poco. Dovremmo essere pronti intanto, pronti a lasciare la linea ad Alessandro. Giuseppe Tropepe, terzo posto oggi, un grandissimo ritorno al campionato Prestige, una manche faticatissima, una rimonta a tutto cuore, una bella coppa per tornare a casa col morale alto. È stata una manche davvero, davvero tosta, sudata, purtroppo ho fatto una bella partenza, ma un contatto con un altro pilota, sono scivolato in partenza, Sono partito ultimo alla fine, dopo ho dovuto rimontare la preparazione, quella che è, ho cercato di dare il mio meglio, a un certo punto ho dovuto respirare, che ero troppo stanco. Ho dato l'ultimo sprint finale, ho cercato di prendere il più possibile, cercare di passare i miei avversari, però gli ultimi giri sono scoppiato, ho dovuto arrancare fino agli ultimi giri. Tutto sommato sono molto soddisfatto, peccato per l'ultima caduta nella seconda manche, però purtroppo in bagarre capita, devo dire che sono molto soddisfatto però. Grazie Giuseppe Tropepe, appuntamento con lui al prossimo round di cingoli. E Alessandro Lupino, eccolo, se ce lo portate, Alessandro Lupino è lì, Alessandro Lupino, portatemelo, grazie. Deve arrivare, stava ovviamente confrontandosi con gli uomini del suo staff per capire quello che è successo. Glielo chiediamo direttamente, Alessandro Lupino. Allora, gara 2, un sorriso un po' meno a 32 denti rispetto a gara 1, che è successo? No, la partenza non è stata dei migliori, mi sono mosso, ho sbagliato io e quindi mi trovavo dietro, primi giro ho sofferto, non riuscivo a passare e dopo non ho mai preso il ritmo. Sono andato un po' in crisi, guidavo sporco, non guidavo bene e quindi niente, dai. Comunque il mio ingegnere, il nostro tecnico mi fa, non te vorrei dire, però sono contento. Dico perché?
perché ci servivano i dati sotto sforzo e quando c'era qualcuno davanti che ci sporcava, quindi ho detto ok, grazie. Allora, loro sono felici e è quello che conta. Penso che abbiamo fatto comunque un bel debutto e vabbè, vincere è sempre più bello, però è bello essere qua, vedere così tanta gente, e a noi ci sono serviti tanto perché, come ha detto l'ingegnere, una giornata come oggi penso che gli elettronici stasera si divertono a studiare i dati, è quello che aspettavano perché loro fremevano per questa prima gara. Un conto vederli in allenamento o fare manche in allenamento, ma un conto avere dati della gara, è quello che gli serviva, e quindi va bene così. Grazie Alessandro Lupino, ci vediamo a Cingoli anche con te. E eccolo Isa Gifting che può arrivare a prendersi gli onori che merita per questa grande performance. Isaac, wonderful race. This is not your first race in the Italian Championship. I remember you in Montevarchi some year ago, but this is the great debut with the new team, with Yama, and a great victory in this second moto. Perfect. Yeah, it feels amazing. We started off the weekend a bit rough because I had a big crash last weekend in Argentina. So I've been working myself into the pace all weekend, and then first moto we started with a start crash, so that was a bit tough. We came back to sixth, and second moto a bit better start, like fourth, fifth or something. Got into first and just had good control on the race. Fortunately we got the first overall, a bit lucky with 6-1, but still feels amazing. Can't thank the team enough, like such an amazing day for us. Thank you, Isaac Gifting. See you in Montevarchi with the red plate. Isaac ha detto che praticamente dopo una caduta in Argentina avrebbe faticato un po', non era facile per lui. In gara 1 ha faticato un po' a trovare il ritmo e ha recuperato dopo una partenza non eccezionale. Invece in gara 2 è partito intorno alla quarta, quinta posizione, grande rimonta, si è semplicemente divertito a guidare e quindi è veramente molto contento. Ringrazia tantissimo il team per come è andato questa domenica. Grazie per le interviste e adesso passiamo al Challenge Red Moto. Challenge Red Moto, vediamo il boss di Red Moto, Egidio Motta, per la premiazione di questo Challenge che continua a seguire il campionato, una classifica suddivisa per le due cilindrate. Il podio è già allestito e vediamo però anche penso che prima ci sia la classifica, la premiazione Fast. Della Fast, esatto, quindi vedo le ragazze lì e quindi per la Fast vedremo salire, almeno penso, i piloti sì. Sul podio, esatto, Arbini, Contessi e Emilio Scuteri. Emilio Scuteri, esatto, naturalmente la Fast, eccolo qui. Arbini aveva vinto l'anno scorso qua a Mantova. Sì, esatto, poi dopo aveva avuto dei problemi, addirittura non si era qualificato nel gruppo A nella gara successiva. Gabriele Arbini, dottore, si è laureato anche lui lo scorso anno, mi sembra sicuramente in scienze motorie, quindi un altro dei ragazzi studiosi e bravi ragazzi del campionato. Siamo alla Challenger. Al Challenge Honda, devo capire, chiedo scusa, questa è la classe MX2, allora ho sbagliato la pagina, la classe MX2, classifica di giornata, il terzo posto per Emanuele Paglialunga, che non c'è, Alessio Righetti, secondo classificato, e Danny Bastianon, quindi vincitore, con Fabio Giunta che ha consegnato i premi. Non è sul podio Emanuele Paglialunga, che evidentemente ha già preso la strada di casa, visto che si era qualificato nel gruppo B e di conseguenza non ha voluto attendere la consegna dei premi. Vabbè, ne prendiamo atto ed ora andiamo a vedere la premiazione Red Moto. Questa volta parliamo MX1. Della cilindrata più importante, la MX1 per i Fast, e naturalmente la terza posizione, nonostante il crash, per il piemontese Pietro Trinchieri in terza posizione. Pietro con i colori dell'MB Racing, la seconda posizione per Gabriele Arbini con quelli del team Giunta, e al centro naturalmente il pilota Fast Emilio Scuteri, che si prende anche questo il pilota grande protagonista quest'oggi,
Non solo del Challenge Honda Red Moto, ma anche e soprattutto delle gare più importanti. Egidio Motta che consegna i premi, patron di Red Moto, importatrice e distributrice dei prodotti fuoristrada della casa Alata giapponese, che ha riconfermato la sua presenza con il Challenge Honda anche in questa stagione. Di questo ne siamo contenti, fieri ed orgogliosi, perché è un connubio che continua anche in questo 2024. Ringraziamo i protagonisti del Challenge Honda, ringraziamo naturalmente anche chi è stato protagonista, ma ora siamo alla premiazione della Fast e poi ci abbiamo anche la 300. Vedremo, penso che prima sia la volta della Fast. Vediamo, andiamo lumi con Simona che continua a mandarmi screenshot giustamente di quello che è la premiazione, ma allora attendo per vedere c'è un'intervista, allora vai Alessandro. Abbiamo le parole dei ragazzi della Fast che insomma faticano e sudano forse anche più degli Elite, perché spesso, anzi direi sempre, non lo fanno di lavoro. Gabriele Arbini, terzo posto per te, anche l'anno scorso a Mantova era andata benissimo, quindi direi che questa pista ti porta bene. Beh sì, la sabbia è sempre il mio terreno preferito, mi piace, e anche l'anno scorso è andato un pelino meglio, soprattutto l'assoluta Fast, però non ci lamentiamo perché quest'anno il livello è molto alto, quindi io sono contento di come ho girato e i risultati comunque sono venuti. Bene, grazie, complimenti, ti ritroveremo tra pochissimo sul podio. Alessandro Contessi, eccolo qua, lo svizzero che conquista questo bel podio, apre la stagione alla grande. Insomma, tu da tanti anni sei protagonista, corri il campionato prestigio, hai visto la crescita di livello, quindi portarsi a casa un podio in questa Fast penso che sia una bella soddisfazione. Sì, sono molto contento, gli ultimi due anni ho gareggiato un po' poco per causa di infortuni, ma tornare sul podio è sempre bello. Senti, ringrazi qualcuno? Ringrazio tutti i miei sponsor, la famiglia, tutti quanti, quelli che mi stanno guardando da casa. Grazie e complimenti a Alessandro Contessi, svizzero, quindi precisissimo. Ci vediamo tra poco sul podio. Emilio Scuteri, eccolo qua. Lo aspettavamo, insomma, hai scatenato un momento di panico perché sarebbe stata, si è rotta la targa Red Moto. Vabbè, te la fai ridare da Egidio Motta, non sarà quello il problema. Ho visto delle scene veramente molto belle, Emilio, dopo l'arrivo, perché a parte hai rischiato di essere il primo, penso, pilota della storia Fast che vince una manche assoluta, ma a parte quello ho visto gli abbracci, la gioia, la commozione di tutti quelli che ti vogliono bene e che ti sono vicini e che ti sono stati vicini in questi anni così difficili. Sì, direi che dopo una prima manche che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Abbiamo sentito. E ho risolto un po' di problemi con le braccia, ho guidato bene, sono partito avanti e sono davvero felice. Pensare che qualche mese fa stavo pensando di ritirarmi perché un infortunio dopo l'altro mi aveva un po' fatto uscire fuori strada mentalmente. Mi sono rimesso in carreggiata e ad oggi questa posizione di sicuro ci dà il morale per migliorarci e andare avanti sempre più forte. Grazie, complimenti ancora a Emilio Scuteri, anche lui lo ritroveremo tra pochissimi istanti al podio della Fast. A te Giancarlo, io vi saluto, ciao a tutti. Ciao Alessandro, grazie, ottimo lavoro come sempre, preciso, puntuale anche con gli aiuti da casa e questo è fondamentale. Grazie veramente, ci rincontreremo a Cingoli per il secondo e allora eccoci qua, ci siamo, non è finita perché ci sono anche le premiazioni, sono già state fatte, ce le siamo perse, non lo so, comunque direi che è stata una grande giornata ancora una volta con tutto quello che ci ha offerto la novità Ducati, le belle battaglie, la vittoria di Gifting e quindi tanto tanto da vedere, da commentare. Sì, i piloti sono ancora lì, quindi un pubblico numeroso e questo non può che farci piacere, una crescita del campionato che questo ci fa ancora più piacere. Eccoli lì i trofei che quindi ancora devono essere consegnati, non ci eravamo persi un pezzo, ma attendiamo, ecco, sento in sottofondo Lorenzo Graziotti, speaker di pista, pronto per dare lustro naturalmente ai piloti della Fast che saliranno sul podio nell'ordine in cui sono stati intervistati, vale a dire il terzo posto per Gabriele Arbini, la seconda posizione per Alessandro Contessi e quella centrale raggiante, sorridente e felice di Emilio Scuteri. Intanto eccolo che arriva, Alessandro Contessi, anche lui ha vissuto due anni con due interventi, due infortuni veramente pesanti, sì.
e quindi lui che è un pilota ormai corre per puro divertimento e pura passione, sicuramente salire sul podio, come ha detto, lo fa felice, mai quanto può essere felice Emilio Scuteri e Giovanni Pavesi, che va a consegnare come di consueto i premi, i trofei ai protagonisti, iniziando da Gabriele Arbini, che comunque sorride giustamente per il risultato, Alessandro Contessi ed il trofeo della vittoria per il calabrese lombardo, vale a dire Emilio Scuteri, che si aggiudica quindi questa prima tappa. Come ha detto bene Alessandro, ha rischiato anche di vincere una manche, ci è mancato veramente poco, un po' di resistenza negli ultimi giri, ed ora accompagnato da chi lavora tanto per lui e per Tropepe, vale a dire Michele Caprioli, team manager del Millionaire, anche lui ormai si è trasferito in pianta stabile nei pressi di Brescia. Adesso voglio dire il paese, non mi viene il nome, il paese dove abita il race director Stefano Barbieri, quindi si conoscono bene, e Stefano Barbieri, il race director del campionato, gli consegna la tabella di team leader. Ma ora, come sempre, la volta di Roberto Rustichelli, che invece consegnerà quella rossa di leader del campionato nelle mani di Emilio Scuteri. Giustamente Roberto Rustichelli si complimenta con tutti i piloti della Fast che hanno animato questa gara con una bellissima prestazione per Emilio. Le foto di rito per chiudere questa penultima premiazione, poi avremo la 300, e anche per quest'anno questo primo giorno di scuola si concluderà. Dopo la ricreazione, dopo le seconde ore, ora il momento delle premiazioni. Non è la premiazione di fine anno con le pagelle, con i diplomi, ma è solamente il primo semestre, perché qui abbiamo sei prove, quindi diciamo che è il primo semestre che si chiude. Ma anche nei semestri, no, semestre, aspetta, il primo, non, ma semestre. Perché dico delle perché, cose che non, poi io dopo stavo non so. Non ti stavo neanche ascoltando. Grazie della considerazione. No, stavo... È il primo appuntamento. Primo appuntamento di sei. Esatto, il primo appuntamento di sei, siamo con la classe 300, e allora andiamo a vederli i tre protagonisti della classe 300, con il terzo posto di Davide Giustachini, il secondo di Francesco Antoniazzi e al centro il vincitore Matteo Apolloni. Due veneti in un lombardo sul podio, sempre Giovanni Pavesi che consegna... due veneti e un lombardo, sì, eccolo qua, Giustachini, il Davide il terzo classificato, il secondo Francesco Antoniazzi, specialista della 125 dei due tempi, ma anche evidentemente delle cilindrate superiori, figlio d'arte anche lui, sì. Papà Giorgio ex sì. Campione italiano e junior, grande pilota di grande livello. Ed ora Matteo Apolloni, che è un nome nuovo, io la prima volta che me lo ricordo nel gruppo A, quindi un grande successo per lui, ed il team manager del papà del Lobby Motor, concessionario KTM, e team manager che riceve la targa di team leader, ed ora anche quella in questo caso di leader del campionato per questa classe due tempi, inserita nella MX1, che chiude questa giornata, e la consegna della tabella rossa nelle mani naturalmente di Matteo Apolloni, che la potrà indossare sulla sua moto nel round conclusivo di Cingoli fra due o tre settimane. Manca il nostro Jimmy Di Nicola, che quest'anno ha deciso di appendere il casco al chiodo, al momento, sì, al poi momento, vedremo insomma, se lo toglierà quel chiodo, e toglierà il casco dal chiodo naturalmente. Che dire, allora è stata un'altra grande giornata, noi come sempre qualche errore l'abbiamo fatto, ci mancherebbe, non saremmo noi, anche questa è una nota che ci fa riconoscere. I titoli di coda sono già partiti, il ringraziamento va a tutta la squadra che ha lavorato come sempre, Amedeo Foroni, Enzo Rabottini, Alberto Mazzetti, Giuseppe Mancuso, naturalmente Andrea Spinetti, Vincenzo De Simone, tutti quanti la squadra, i cameraman e quant'altro, lo staff di FX Action.
E abbiamo cercato di fare del nostro meglio, speriamo di avervi dato un ottimo servizio, di avervi fatto passare un'ottima giornata a seguire il nostro sport preferito, e l'appuntamento naturalmente rimandato fra qualche settimana, 20 e 21 di aprile a Cingoli, il secondo round del Prestige, del campionato italiano Prestige 24MX Borilli Pro Series. Speriamo con altrettanto divertimento, con altrettante belle gare. Grazie Michele, come sempre, Riccio, insostituibile, e un saluto a tutti. Ci vediamo a Cingoli fra qualche settimana. Ciao a tutti, e buon rientro e buon proseguimento.